Ciao ragazzi! Che belle ste basettine, eh? Ispirano un casino. Cioè, sono quelle, sai che. Yeah! Ciao ragazzi! Grazie, Luca, grazie, grazie, grazie. Ciao ami 75. Blue Sphere Studio. Ciao ragazzi, allora. bassiamo un pochettino, eh? Allora. Oggi ah, mettiamo anche, eccolo qua, il loghettino G66 perché oggi trattiamo l'argomento editor. Perché? Perché, diciamo, tante volte ho visto. ma Allora, cerco sempre di stimolarvi un po' su quelle che sono, eh, che sono le. Aspetta, che togliamo un po' la musichina sotto, se no non disturba. Allora, quelle che sono le vostre richieste. Eh, io cerco un po' di basarmi su quello che che vedo che vi vedo postare quali sono le richieste a volte ho, diciamo in questo caso ho, ho ritenuto necessario anche se sono argomenti che ho già trattato per esempio nel Fractal School l'ho trattato tante volte però rifacciamo un bel ripasso di quello che è diciamo l'elemento principale della, del, dei sistemi Fractal che è l'editor eh, tra l'altro cogliete l'occasione per fare le domande ragazzi perché eh, io faccio anche queste live non faccio dei video registrati prima perché non mi piace eh, 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 amo molto di più fare i video in diretta, ma per, soprattutto perché eh, purtroppo: eh, cioè, per quelli che mi seguono, eh, c'è la possibilità di, eh, di fare delle domande. Dico per quelli che mi seguono, perché ci sono quelli che le domande me le fanno lo stesso. E non cliccano la campanellina, non, me, non seguono il canale. Eccetera, eccetera. Ah, ma io non sapevo, ma non credevo, ma qua ma là. Allora, per prima cosa molto importante. I social sono qualcosa di bellissimo, solo che bisogna imparare a utilizzarli. Per cui, voi scrivete, io credo di aver affrontato quasi tutti gli argomenti. Scrivete Fanton, Fractal, sulla ricerca di YouTube, Fanton, Fractal, e poi metteteci una parola che assomiglia a quello che vi serve. Sicuramente troverete uno, se non anche più, video tutorial che ho fatto relativamente a questo discorso qua ecco questo è il concetto è veramente molto semplice per e io stesso faccio la stessa cosa quando mi viene chiesto ma uh, come si fa a fare questa roba qua io faccio così phantom come si fa a fare questa roba qua mi viene fuori il video 1 metto il link e fine della storia allora Diciamo, se, vi dico sempre, se riuscite a farlo anche voi, imparate a farlo anche voi, sarebbe molto meglio, ok? Se vi viene questo istinto che per, voi, per molti capisco che sia molto difficile, ragazzi, se è difficile iscriversi al canale, se è difficile iscriversi alla campanella, campanellina, è una cosa che per alcuni è veramente molto, 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 molto pesante, lo so, è difficile da digerire, però allora, o oh, mettete la campanellina e quindi vi arrivano le notifiche delle dirette e avete la, la possibilità di seguire le dirette e fare le domande oppure fate come quelli che dicono ah cazzo non sapevo che c'era la diretta se no te l'avrei domandato l'avvio cioè, e poi mi scrivono ah ciao Marco ti seguo no non è che mi segui mi segui perché ogni tanto ti viene in mente che ci sono so che sono un rompibale ragazzi sono sempre un rompibale però vi posso garantire che moltiplicate quello che mi scrive come si fa a fare una certa roba? Per allora, sono 34.000 i follower, gli iscritti al mio canale. Più aggiungete 17.000 su Facebook, 7.000 su Instagram, e più quelli che non sono iscritti da nessuna parte, che sono tantissimi, eh. Sono tantissimi! Perché sulla mia pagina Facebook, tra l'altro, ragazzi, sono 17.000 quelli che hanno messo i. Eh, che che fa, hanno messo il follower alla pagina e 14.000 eh, quelli che hanno messo il like. Ma ce ne sono, credo. Almeno quattro volte di più che non hanno, che non seguono, che non hanno messo il seguito alla pagina. Quindi, chiaramente, non avendo messo il seguito alla pagina, non ricevono le notifiche. Non ricevono le notifiche quando sono online, eccetera, eccetera. Io capisco che siano rottura di scatole, sono sempre online, però, ragazzi, questo è. Allora, o lo fate voi, oppure. E questo è il concetto. Chiusa parentesi, e se mi ha solito pippone lo sapete, io insisto perché ragazzi voi non avete idea di, diciamo, di quanta pressione ricevo io giornalmente messaggi, io adesso ho disabilitato tutto, messenger, ho disabilitato tutto eppure si trova sempre come l'acqua, non trovate sempre il modo di venire fuori. Ma non è che io non voglio rispondere ragazzi, io non è che voglio rispondere, è che non ce la faccio. Diciamo, non ce la faccio perché no, io, tra l'altro non riesco neanche a trovare un, una persona che mi dia una mano da questo punto di vista, che faccia la mia stessa cosa. E purtroppo sono da solo a rispondere, ok? Molto bene, detto questo, detto questo, uh, ba 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 ba. allora trattiamo l'argomento editor ragazzi. Tipo Luca per cortesia, trattiamo l'argomento editor. Non divaghiamo, non è un QA o un Saturday live. Oggi parliamo di editor. Ho oh, il nostro bene amato editor. Sapete che l'editor, la prima cosa lo andate a scaricare sul sito G66, sul sito fractal, eccetera, eccetera. E è una cosa molto importante. L'editor va sempre aggiornato. Ok, andiamocelo a vedere. L'editor va sempre aggiornato. Adesso, qua stiamo stavo lavorando a un, un'ulteriore un edizione della, della mia patch MF Euro. Tra l'altro, sto usando non più le modern, ma le, le standard che mi piacciono un po' di più perché sono un po' meno aggressive e hanno meno bright sulle alte. Vabbè, questo è un dettaglio. Eh, allora questo è il nostro benemato editor l'editor che trovate sempre appunto su g66 o fractal audio cosa, cosa importante solitamente ecco dovete sempre verificare eh, verificare la versione eh, normalmente eh, normalmente l'editor se siete collegati online e eh, diciamo e avete abilitato la dopo andiamo a vederlo nei settings, il check automatico degli update, quando aprite l'editor vi viene, viene proposto automaticamente di scaricare l'ultima versione, ok? Ufficiale, non la versione beta, perché se utilizzate le versioni beta, ovviamente queste vanno scaricate in modo automatico dove le trovate le versioni beta, ovvero nel forum Fractal, quindi non è che sia una cosa... Ehm, eh, 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 non è che sia una cosa, eh, diciamo, automatica. Tu hai X8, x 8 più o meno ha un editor molto molto simile, anche se ci sono tantissime cose, Luca che sono cambiate. Io comunque diciamo se vai nel mio, se il mio, vai nel mio canale YouTube, c'è la playlist per AX8, ci sono tutti gli tutorial per AX8. I, alcuni concetti sono molto molto simili. Mm, però ecco, a distanza di tempo effettivamente l'editor è cambiato è cambiato, direi parecchio. Quindi attenzione allora la prima cosa da fare è che abbiate lo stessa versione di edito soprattutto aggiornata, aggiornata solitamente le versioni aggiornate sono compatibili con gli ultimi firmware può anche essere, può anche essere questo io non l'ho mai verificato perché sono sempre stato aggiornato però potrebbe anche verificarsi che il eh, potrebbe anche verificarsi che una versione di firmware troppo nuova, non veda, mi è capitato una, una, uno, un utente che ha, ha acquistato nel mio store una patch che non, riusci, non riusciva a fare determinate cose con delle patch, eh, con una versione di firmware molto vecchia, quindi lui aveva scaricato l'ultimo editor ma non aveva mai aggiornato, aveva la tipo versione 14 di, di XFX3, per cui eh, diciamo non riusciva più a fare, può essere che a distanza di... Diciamo, quando la versione firmware è molto distante dalla versione dell'editor ci possono essere dei problemi diciamo questo se diciamo, quando dovete aggiornare dovete sempre aggiornare in modo paritetico sia firmware che editor ok? questa è una cosa molto molto importante perché? perché questo vi dà modo intanto di, di, di godere delle ultime, eh, delle ultime ehm, novità che sono state introdotte perché se voi scaricate il firmware e non scaricate l'ultimo editor, l'editor non sa che sono state introdotte le novità, giusto? Cioè è abbastanza normale questa cosa? No, non è normale. Perché poi le domande si vedono, oh, ma perché non vedo la nuova funzione? Perché è ovvio che l'editor, ecco, l'editor, una cosa molto importante, che tra l'altro ho visto oggi che qualcuno ha fatto una domanda, l'editor viene, come tutti i software, ha una parte che si installa nel, nel PC, nel Mac, eccetera, eccetera, e ha una sua locazione di memoria una directory solitamente eh, nella solitamente nella, nella cartella documenti diciamo più o meno lì troverete una, una directory fractal axfx3 o fractal fm9 o fractal fm3 lì dentro lui va a caricarsi dei dati che sono probabilmente diciamo dei dati database cioè, eh, sono cose sue adesso non ho la diciamo non posso solo presupporre cosa siano comunque lui va a salvare delle cose questi sono sostanzialmente dei dati eh, che dove diciamo lui allinea l'unità connessa con l'editor. Quindi l'editor ha la sua struttura, va a collegarsi con laxfix FX3, l'FM9, l'FM3, quello che volete, e lui fa vedete che ogni volta che lo installate, sia installate firm nuovo o editor nuovo, lui fa un refresh di, tutta, di tutte le variabili. Questo perché lui crea un allineamento del database che c'è all'interno dell'unità dell fisica con, con il software in modo tale che ogni volta. Che lui lo apriate, non è che debba farlo sempre. Quindi, c'è questa, questa situazione qua. Questo è molto importante capirlo. Perché diversamente, se voi prendete, per esempio, il vostro editor e lo collegate a un FM3, a un'unità diversa dalla vostra. Okay, L'editor pensa ancora di essere collegato all'unità precedente. E quindi voi trovate delle cose. Voi vedete a Editor delle cose che in realtà nell'unità nuova non ci sono. Tipo, i cabinet che voi caricate, le IR che voi caricate extra, quindi sulla memoria user, eccetera, eccetera, quelle praticamente fanno parte delle dell informazioni che ha l'editor, che sono salvate nella sua directory. Cioè lui dà per scontato che state lavorando su, sempre su quella. Se voi cambiate unità, lui... Per lui state sempre usando, su, usando quella e non fa l'allineamento. Quindi, se volete andare a vedere cosa c'è l'unità, dovete sempre fare una procedura di refresh, che è la stessa procedura che viene fatta quando caricate nuovo firmware e caricate nuovo editor. Quindi, questi sono alcuni passaggi fondamentali. Perché qualcuno ha visto che eh, c'era una domanda proprio oggi che diceva che collegandosi da portatile e collegandosi al PC a volte non vede le stesse cose, vede parametri disabilitati, eccetera, eccetera. Quindi una cosa importante scaricate sempre l'ultima versione dell'editor magari non è importante che aggiorniate il firmware perché se per qualche motivo voi non volete aggiornarlo lasciatelo lì ma almeno abbiate diciamo la versione di editor da quel firmware lì rilasciata con quel firmware almeno in poi e poi se vi collegate per esempio da pc o da portatile ogni volta che vi collegate dovreste fare il refresh che adesso vi faccio vedere, che è molto importante, altrimenti il PC non sa, cioè lui ha un database diverso da quello che è in realtà sulla macchina, quindi c'è una correlazione tra i vari e vari sistemi. Molto bene. Eh, Fabio dice "Io mi sono studiato il manuale del mio FM3 per un mese per imparare a usarlo, al 30% non ci sono scorciatoie, bisogna studiare". Allora, grazie Fabio di questa di questa, uh, ciao Mike Zimmerman. No, not English. This afternoon is not English. Sorry. <ride> English next time. Um, è una cosa molto importante, Fabio. Hai detto oh, bene. Allora, ci tengo a sottolineare una cosa. Lo dico qui in modo tale che resta, resti sempre uh, fissato nel, nei secoli e nei secoli. Almeno finché, finché ci sarà YouTube. Quando voi acquistate un sistema fractal, guardatemi bene negli occhi ragazzi, guardatemi bene negli occhi, quando voi acquistate un sistema fractal non avete acquistato un giocattolo. Ripeto, per chi non l'avesse capito, anzi facciamo così, guardate, mi metto bello in grande, tac così. Quando voi acquistate un sistema fractal non avete acquistato un giocattolo, non avete acquistato un passatempo, avete acquistato un dispositivo elettronico professionale che va utilizzato da persone competenti ed esperte. Mi avete capito bene? Non avete acquistato un giocattolo. Prima cosa. Persone competenti ed esperte, attenzione. Non è detto che quando l'acquisto io sia competente, ovviamente no, ma devo mettere in conto che la competenza non è una cosa compresa nel prezzo di acquisto della macchina. Signori miei, questo è un equivoco nel quale troppe persone stanno cadendo. Troppe persone stanno cadendo. La competenza l'abilità ad utilizzare i dispositivi fractal e potrei aggiungere tutti i dispositivi professionali non è compresa nel prezzo andatevi bene a guardare la descrizione perché ci sono anche c'è anche qualcuno che magari si inventa di ah ma io faccio una causa ma fai quel cacchio che vuoi andate a vedere se nella descrizione dell'oggetto c'è scritto il supporto, la competenza all'uso del prodotto è inclusa. L'unica cosa che è inclusa nel sistema è il manuale. Questo ragazzi è un equivoco fortissimo che continua ad essere fatto. E qualcuno ha il coraggio di dire che siccome ha speso tanto per il sistema Fractal, gli sembra assurdo che sia così poco intuitivo. Ma io, cioè io veramente mi domando, cioè perché poi mi, sono cose che mi fanno arrabbiare, ragazzi. Scusate, questa digressione. Perché devo, cioè devo trasmettervi questo messaggio qua ad alcune persone che ho visto comprare Fractal, lo vendono e poi vanno a sparlare in giro e guai a loro se li becco. Guai a loro se li becco. Eh, ma Fractal non è un sistema intuitivo. No, ragazzo, non è che sia un sistema intuitivo, è un sistema professionale e, come tutti i sistemi professionali, richiede una competenza. Per me è intuitivo perché io ho la competenza che mi sono fatto nel tempo. Per te che non sei una beata fava, ovviamente non è intuitivo e quindi devi essere tu a comprare il prodotto adeguato alla tua competenza. Hai capito? se no rimani con i tuoi pedalini, col amplificatore, che comunque non fanno di te una persona competente, perché nel 99.9% delle volte chi fa questi ragionamenti non è capace fare suoni con l'analogico, con il digitale, con i plugin, con tutto quello che serve. Avete capito? Queste cose devono essere chiarissime, perché è veramente squallido e grottesco vedere gente, ok, che, ah ma... È poco intuitivo. No, non è poco intuitivo. Io, hai comprato un oggetto che è il top di gamma dei sistemi per, per suonare. Tu hai soldi? Ma questo non ti dà diritto a dire mh, stupidaggini. Mi devo limitare perché è un video tutorial questo. <ride> Non hai il diritto a dire stupidaggini tipo ma il sistema non è intuitivo, è fatto male, non c'è supporto qua ti dice nessuno. Non c'è questo diritto qua, al di là del fondo, che non hai nessuna scusante. Perché comunque sottoscritto ti fa tutorial, ti risponde, c'è un, un gruppo Facebook che si chiama Fractal Audio Italia, dove c'è una community che risponde, c'è il mio Discord a disposizione e ti rispondo anche sotto i video. Ovviamente quando fai domande sensate, perché quando fai domande stupidaggini, tipo dire ah, che suono di merda scusate va bene questo è importante io insisto su questo discorso qua perché grazie, e ringrazio Fabio per avermi dato il la per partire con questo discorso <ride> proprio perché lui dice è un mese che stai studiando per imparare e io ti dico ma io spero che ti, ti sia divertito e, e, ti, e ti faccio i miei complimenti perché credo che tu abbia affrontato la cosa nel migliore dei modi e, e ti posso garantire che non hai finito di imparare, non hai finito di imparare, c'è tantissimo perché il sistema si evolve in continuazione, ma io che ci lavoro da anni continuo comunque a studiare, a imparare, ma soprattutto a provare, a provare con le mie manine, accendo, faccio esperienza, sono qua e... Sapete qual è il grande vantaggio? Sapete qual è il grande vantaggio? Ed è la grande differenza tra le persone come me, Fabio e tantissimi altri rispetto a tante altre persone. Che per noi fare queste cose è, 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 il, bello, è il bello del gioco. Quello sì è un gioco. Cioè io posso anche comprare un sistema professionale e giocare a vedere come funziona. Se invece io penso di aver comprato un gioco, dove penso che infilare la chitarra e devono fuori, fi, fi, venire fuori magicamente tutti i suoni che voglio ed, ed essere semplicissimo, hai comprato il sistema sbagliato. E questo lo posso applicare, tra l'altro, in 3.000 altre situazioni. Cioè, come faccio sempre l'esempio della macchina fotografica. Ma rimanendo in ambito musicale, se voi vi comprate delle apparecchiature, faccio le ventai da H9000. Non è che. Cioè, L'unica cosa che posso fare all'inizio è cercare di capire i plugin come funzionano. Ma per usare quella macchina lì, ragazzi bisogna studiarsi un manuale grande così e se si vuole si fanno dei corsi a pagamento si fanno dei corsi a pagamento okay? o a meno che l'azienda non, non decida di, di istituire dei, dei, dei corsi come sta facendo G66 cioè con G66 io ho un accordo per cui io faccio questi tutorial, faccio formazione, rispondo e quant'altro ma i tutorial vanno, vanno seguiti okay? questo è il concetto molto bene eccolo qua Fabio Ferdiani dice esatto Marco la condurre sta nella scoperta quindi avete capito? partiamo col piede giusto avete comprato un sistema professionale un sistema professionale chiaramente va affrontato con i dovuti le modi leggo il manuale ci sono i forum, c'è il forum Fractal che è in inglese, benissimo c'è il, 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 il gruppo uh, Fractal Audi Italia c'è il Discord, ci sono tantissime e ci sono i miei video ok? quindi bisogna avere la pazienza di andare a studiare e ci sono tantissime cose tra l'altro perché purtroppo ehm, purtroppo ragazzi eh, c'è anche un altro aspetto che dovete sempre tenere presente, che questi sistemi per chi arriva direttamente dall'analogico cioè, fin per chi arriva direttamente dall'amplificatore nella stanza e basta, sono un vero grosso problema. Ma non tanto per Fractal, ragazzi, perché il mondo dei modeller impone, l'ho detto tante volte, impone una gestione dei suoni che non è quella che siete sempre stati abituati. Cioè, non è la gestione del suono in cameretta, ma è la gestione del suono da fonico, cioè attraverso il monitor tra altre cuffie. E già questa è una cosa che provoca sicuramente dei grandi problemi a moltissimi chitarristi. Provoca, primo, un problema di collegamento, cioè non sanno come collegare il sistema non sanno cosa vuol dire collegare dei segnali che non sono dei segnali propri del mondo delle chitarre perché collegare un cavo bilanciato o sbilanciato regolare il gain di ingresso di una scheda audio o l'ingresso di un mixer eccetera eccetera sono cose che moltissime persone non hanno fatto e sono cose che compromettono gravemente il risultato finale. Infatti uno dei maggiori problemi che si hanno con i moduli digitali è che si comprano, si attaccano come se fosse, fosse un, un pedalino, qualsiasi una pedaliera, c'è tanti, tanti che prendono il fractal, lo mettono nell'input dell'amplificatore, Se cioè, ne sono viste di cose adesso, anche no, succedono regolarmente in gruppi internazionali, si vedono cose mai viste, okay, ma funziona così, perché la gente pensa che sia una, la classica... Pedaliera che comprava fino all'altro giorno, sostanzialmente l'attacca all'input dell'amplificatore. Quindi c'è cioè, prima di tutto questo scoglio qua. Questo scoglio chiaramente è molto grande. Quindi la conoscenza del mondo della, che io chiamo audio broadcasting, ok? Quindi quello che è, diciamo eh, l'audio in uscita dal microfono, quindi i livelli di segnale, di quel tipo di segnale bilanciato, eccetera, eccetera, è un mondo un po' particolare. Ho fatto un video come collegare i modeller alla scheda audio o al mixer. Andatevelo a vedere, quello è molto importante perché è, il primo, è, la, è la prima cosa da sapere. Dopodiché si comincia con la lettura dei manuali. con la Ecco, una cosa altrettanto importante, la lettura del manuale deve essere accompagnata dall'esperienza pratica. Perché a volte sì, il manuale può anche essere letto in modo. Però io sapete cosa faccio? A volte leggo così, do una sgrossata. Dopodiché comincio a leggere dettagliatamente mentre ho il sistema aperto e comincio a provare le varie cose per capire come funziona avete capito cioè leggere il manuale senza mettere nella pratica le cose molto spesso non si capisce perché magari il manuale dà per scontato determinate cose che noi non abbiamo ancora in testa e quindi non si capisce fate esperienza ragazzi fate esperienza tra l'altro potete fare qualsiasi cosa senza pericolo di distruggere assolutamente nulla va bene ok molto bene Fatta questa mega, sta succedendo a me, analogico di partenza, voglio, voglio imparare, sono allepratissimo, alle, alle allepratissimo, sì. Bene, bene ragazzi, allora torniamo al nostro editor. Ok, allora installiamo l'editor, un'applicazione che potete scaricare eh, in ambiente, per ambiente Windows e per ambiente eh, Mac. Ecco una cosa importante, se avete l'ambiente Windows dovete anche installare i driver. Okay? Boh, vo vo vogliamo vedere come funzionano queste cose qua, ecco giusto per G66. F diamo una piccola ripassatina perché non fa mai male, ve la metto qui. Eccolo qua, questo è il sito G66. Scusate che... Ok. Allora, questo è G66, se andate sulla parte diciamo, potete andare più o meno accedevi a, a varie. In vari modi, per esempio andiamo su FM3, ok? Quindi andiamo su FM3, vedete che qui sotto trovate l'overview. Trovate i video. Ok, tra i video ci sono una marea di video che ho fatto io, credo almeno, oppure anche altri utenti, io, oppure Lion Todd. Ah, vedete, ci sono anche io. Qua c'è veramente di tutto, di più per fare come tutorial. Ci sono sia in inglese che in italiano. Ecco la parte downloads è quella più importante, ragazzi, dove trovate l'ultimo firmware. Per firmware si intende sempre la versione ufficiale, non le versioni beta, versioni beta che trovate eventualmente. Attualmente nel forum, nel forum adesso noi stiamo lavorando con la versione 6.03 beta o 6.0 beta 3. Scusatemi, ok. E quelle versioni lì vanno sempre installate con la dovuta cautela perché non installatela quando fate concerti, non installatela quando dovete fare registrazioni. Le installate quando sapete che avete, diciamo, per qualche giorno, anzi per qualche settimana, non avete concerti, non avete niente perché, essendo una beta, okay, potrebbe presentare dei problemi, problemi anche invalidanti solo a voi perché magari cioè, a me è capitato che per esempio sull'ultima versione beta 21 della, di Axe FX3 c'è un bacco nell'amplificatore Shiva Clean che è quello che uso su tutti i preset ma lo, sono pochissimi quelli che lo usano e in quel caso lì, tutti i miei preset non stanno funzionando pazienza cioè, adesso sto, ne, sto, ne sto selezionando un altro però capite bene che magari se uno doveva fare una registrazione doveva fare un tour un concerto cose di questo genere si trova invalidato poi lo, lo sistemeranno l'hanno già sistemato quindi stanno aspettando di di eh, raccogliere, poi di, firme, di, diciamo, di sistemare tutti i problemi e rilasciare nella nuova versione. Per cui sono cose che regolarmente capitano. Se non la volete saper leggere né scrivere, scaricatevi sempre e solo la versione ufficiale. Quindi, versione del film, i factory preset, che sono sempre disponibili. Ok, uh, aspetta, che sono in, in modalità deutsche, sficiamo in italiano. Eh, poi trovate i, questi bellissimi manuali tradotti dal grande Diego Pezzati che con pazienza... Uh, certosina come un uh, monaco uh, amanoense ha tradotto a mano manuale per manuale. Quindi uh, uh, va tutto il nostro applauso al grande Diego. Ok, dove trovate il manuale utente, la, la guida degli autoblocks. Quindi tutti gli, i, i block, uh, come funzionano, la guida delle funzioni dei foot switch. Quindi ci sono manuali, non c'è solo un manuale, cioè, cioè, è una libreria perché vi dicevo prima: il sistema è complesso avete comprato una macchina importante, non avete comprato un giocattolino, una cosa... Un, cioè, è vero che quando andate a comprarvi l'iPhone o lo smartphone lo usate dopo 5 minuti, ma anche quello non è vero, perché poi se lo perdete, ci sono quelli che ancora oggi perdono la rubrica, perché non fanno il backup, cioè, bisogna comunque sapere tutta una serie di funzioni che non si vedono subito. Okay, è vero che oggi ci sono tanti sistemi molto semplici, questo è un sistema professionale che va in mano a gente competente ripeto siamo su livelli top di gamma e quindi più si alza il livello più sono oggetti dedicati a diciamo persone competenti io non dico professionisti ragazzi perché non voglio dire professionisti perché anche un amatore, io non sono un professionista in, in campo musicale, ma mi piacciono tantissimo questi oggetti qua. Ok, io sono un divulgatore professionista, ma non un musicista uno che fa tour e cose di questo genere. Ma mi piace studiare questi oggetti, farci tirar, tirar, eh, caricarci fuori suoni, eccetera, eccetera. Ma bisogna avere una, una competenza. Ecco, insisto su questa cosa qua perché tanta gente poi mi dirà: No, ma io l'ho comprato, non è intuitivo. E lì. Ma... Mi viene veramente la rabbia, mi viene la rabbia, hai capito? Ok, eh, abbiamo appunto, ritorniamo nel nostro edito, la, la, la guida alle funzioni di Food Switch, la guida alle funzioni della, la, diciamo, questo layout si chiama OMG9, eh, OMG15, ok, il, il manuale del Fractal Boot, che poi, Bot, scusate, no, Boot, Bot, che eh, poi vediamo. Poi vedete che, ecco, mo, cosa molto importante... Ci sono i driver. Perché Windows richiede l'installazione dei driver. Quante volte si vede gente ho oh, installato l'editor per Windows e non si collega la macchina? La mando al supporto perché non funziona. No, perché non hai ancora installato i driver. Cioè, è questo il concetto. Allora, installati questi benedetti driver. Poi c'è il Fractal Bot che è un utility che serve a fare una delle cose più importanti del sistema, ovvero fare il backup della macchina e installare il nuovo firmware. Ok? Può fare anche delle altre funzioni, ma fondamentalmente il Fractal Bot è una piccola utility che tra l'altro è inclusa nell'editor che vi permette di fare il backup, di fare una cer certa utility, proprio un, diciamo, un sistema di, di gestione eh, de della macchina. Poi andiamo a vederlo. Poi, ecco, molto importante, c'è l'editor di cui parliamo adesso, ok? Quindi c'è la versione anche qua per Mac e per Windows. Attenzione, la versione per Windows non include i drive per cui se lo installate e non funziona è perché non ci sono i drive. Invece per macOS, siccome è, diciamo, fractal è USB compliant, lo attaccate e lui lo vede subito senza nessun problema. Molto, molto, molto bene. Poi ci sono gli MF preset che ricordo sono una serie di preset che ho fatto e che potete scaricarvi eh, come una sorta di, li chiamo miei, i miei, i factory preset di Marco Fantone. Tra l'altro adesso appena viene fuori la versione 6 li aggiorno e aggiungerò anche una, un, alcune alcuni come dire alcune nuovi preset basati su cosiddetti naked amp vi farò vedere. Comunque andateli a scaricare, provateli perché qui con, sono contenute molto un po' delle mie diciamo delle mie modalità di gestione del sistema, che è, anche lì è importante capire perché non si può fare le cose ad Minchiam le cose vanno fatte con intelligenza perché poi c'è la gente si lamenta: no, ma è lento, no, ma faccia il buco, no, ma qua, ma su, ma giù. Ok, e ripeto: il sistema bisogna capire come si utilizza. Va bene? Ok, perfetto. Direi che su G66 ci siamo detti tutto quello che dobbiamo dire, ritorniamo al nostro editor. Intanto vediamo se ci sono delle domande. Io non ne sapevo una mezza di analogico nel digital, allora conosco 15 tipi di microfoni come si comportano, è anche un piacere imparare a passione, al di là del proprio livello. Grande Fabio, bad boy, domanda off topic, no, niente domande off topic, ragazzi, stiamo facendo una cosa seria. Ehm, Altro livello di, uguale sbattimento, eh sì, molto d'accordo con Miotella. Uh, pa, 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 pa. ok cerchiamo di rimanere in tema ragazzi sto facendo una cosa un po' particolare che è una, si chiama Fractal School non mettetemi chitarre, monitor, speak eccetera eccetera, deve essere attinente a quello che sto facendo mi spiace non potervi rispondere vi risponderò, tenetevi la domanda per la prossima volta che faccio un Saturday Live o cose di questo genere, molto bene, torniamo nell'editor, allora io uh, vi consiglio di andare al contrario sui menu no? anzi no, facciamo cosa, andiamo a selezionare un preset vuoto eccolo qui, andiamo a selezionare un preset vuoto questo, questo è il menu diciamo, l'editor di Axe FX3 l'FM3 è praticamente identico solo che ha la matrice più piccola perché è di dimensioni più piccole, quindi è un 4x 16 se non ricordo male mentre questo è un 6x20 che è appunto la macchina più potente, come del resto per FM9 molto bene, allora, qui sopra cosa importante, ci sono questi quattro menu okay, che potete accedervi sono menu a tendina, questo è un menu relativo ai preset, questo è il menu relativo ai blocchi. Questi sono i tools, ok? Questi sono i settings, il setup che adesso vedremo subito. E questo è l'help L'app che vi consente di fare il check for updates. Vedete, ok? Eh, non ci sono. Se, non, se avete i dubbi che esista, fate questo check for update. Questa ecco, un'altra cosa molto importante: le release note. Questi sono veramente importanti perché nel release note c'è scritto cosa contiene la nuova versione che avete installato. Mm. Okay, quindi dateci sempre un occhio. Tra l'altro, ripeto, non fate nessun danno andare a cliccare anche ad minchia come volete. L'about vi dice la versione del software. Eh, il view log, il uh, block present, transition log. Questi sono dei log particolari. Questi servono no, più che altro per gli sviluppatori. Non, non ci sono neanche mai andato dentro più, più di tanto. Quindi. Molto bene, ecco. Torniamo indietro. Facciamo il percorso al contrario, perché diciamo questo è importante. Andiamo a vedere i settings. I settings sono fondamentali perché vi permettono di configurare l'editor uh, in funzione della macchina. Quindi eh, qui trovate sostanzialmente le porte a quali siete collegati. Questo perché potreste, essere, potreste avere, come nel mio caso, più unità collegate in USB e quindi definite quali sono le porte da utilizzare, sia come ingresso che come, oh, eh, come, eh, come uscita per quanto riguarda il, diciamo, la, il fatto di utilizzare il sistema come scheda audio. Ecco poi abbiamo i controlli uh, per esempio questo potrebbe essere interessante io spero che vi chiediate cosa vogliano dire queste cose anche perché tra l'altro sono sempre menu guidati per cui e quindi se non sai, sapete come sono le cose allora a volte non me, me, le me le dimentico anche io perché non è che posso sapere tutto però se c'è una cosa che mi incuriosisce ci vado a controllare cos'è il knob mode? il knob mode è il comportamento delle manopole che ci sono all'interno ehm, quando voi ci passate sopra, allora siccome chiaramente non abbiamo delle manopole virtuali, non abbiamo la manopola sullo schermo, ok? E dobbiamo utilizzare il mouse. Quindi ci sono due modi per farlo funzionare. O il linear, quindi voi andate sopra la manopola e clic, diciamo clic, andate su e giù praticamente col cursore, oppure il circular knob mode. Quindi col pulsante dovete diciamo collegarvi al bordo, ve lo faccio vedere. Eh, per esempio andiamo a selezionare il circular. Col circular se io vado su prendo un amplificatore, lo inserisco qua. Vedete qua, se io vado a... per far funzionare, allora, vedete se io muovo il cursore a destra-sinistra, a sinistra, lui fa di questa cosa qua. Per, cioè lo regolo come una manopola, quindi devo cliccare in un punto della manopola e fare proprio un movimento del cursore a rotazione. Questo è il circular, ok? Però diciamo molto spesso non è proprio così comodo. Se io invece vado a metterci il linear knob mode che è quello di default quando io vado a selezionare così vedete che a questo punto seleziono la manopola e vado a destra a sinistra con il mouse spero che sia abbastanza chiaro questa cosa qua provatela così vedete così vedete direttamente come funziona questo oggetto qua va bene poi andiamo Ritorniamo sui preference. Tra l'altro, vedete una cosa molto importante dell'editor. Ecco, io cerco di andare su delle cose un po' pratiche che, che vi sono utili. Non voglio andare nei dettagli di come si fa un preset. Non è questo lo, lo, lo scopo, della, diciamo, della diretta. Vedete che quando andate nei menu, guardate qua, vedete che c'è questo Command P che probabilmente in Windows dovrebbe essere control P. Cioè sono tutti le, tutte le abbreviazioni per accedere direttamente ai menu da qualsiasi punto. Quindi, se io chiudo qui e scrivo Command P, automaticamente mi si apre le, le cose. Questo sono molto comodo perché ci sono effettivamente dei comandi che sono molto utili da sapere, tipo Ctrl S che è save, Command L è per attivare il, il menu dei level, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, Marco, l'editor di iPad è molto più facile, no? Non c'è per iPad, solo PC o Mac. Uh, questa è una domanda interessante Fabio io non mi porterei mai non mi porto mai l'editor e, e ho imparato ogni tanto uh, proprio volutamente vado sull'interfaccia onboard della macchina a lavorarci per, in modo tale da avere sempre ben chiaro e avere aver pratico quali sono i parametri che mi servono eh, per regolarli dal vivo, molto spesso chi mi vede suonare mi, mi inchino su FM9 a spipolare direttamente perché, magari non so, sento il suono, devo aggiustare un livello al volo che magari non mi. Oppure un effetto, l'ho memorizzato. Io lavoro sempre sulle macchine, quindi a volte mi dimentico. Non so, a, diciamo dei, degli effetti in bypass o, o meno. Allora è fondamentale saper utilizzare anche l'interfaccia on board. C'è un, un video, c'è un video, andate a cercarlo. S scrivete Fantone fractal on board eh, e trovate il video che vi insegna a utilizzare la, il sistema con l'interfaccia on board dovete saperlo utilizzare non c'è alibi dovete saperlo utilizzare almeno per i comandi infatti nel video eh, eh, vi faccio vedere quali sono i comandi più essenziali non vai a, io non mi faccio faccio un preset da zero con l'interfaccia on board sarebbe si può fare ma eh, non ha senso però se io sono dal vivo e devo aumentare il gain dell'amplificatore o cambiare il livello o aumentare il livello di, 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 un, di un delay piuttosto che eh, lo devo saper fare ragazzi cioè quelle cose sono veramente cioè, basilari poi tra l'altro anche perché ci sono dei menu tipo il menu performance molto molto comodo e quindi dovete utilizzarlo molto bene ok tra l'altro non è detto che la faccio lunga ok però eventualmente faremo anche una, una seconda puntata di questo di questo questo tutorial. Allora, ritorniamo nei settings, ragazzi. Eh, poi, per esempio, ecco, questi sono comandi di controllo, cioè, si può utilizzare il mouse in reverse, cioè, questo è, è il comportamento del mouse, vado abbastanza veloce. Eh, questo è il refresh rate, eh, quindi è il come il sistema fa il refresh dell'editor rispetto alla macchina di default è fast, potrei metterlo in medium o slow, perché potrei metterlo in medium o slow perché magari se ho una macchina un po' datata eh, posso mettere diciamo, il refresh, quindi cosa vuol dire che eh, diciamo, quello che succede sulla macchina viene riportato immediatamente alla massima velocità sull'editor, ok? E viceversa. Posso impostare delle modalità diverse. Okay, grazie Roberto di esserti iscritto al canale. Uh, per iPad leggevo che c'è Frackpad, Frackpad è un prodotto non ufficiale Fractal quindi uh, bisogna stare attenti uh, all'utilizzo, cioè, nel senso che se poi succede qualcosa non è un prodotto ufficiale, ecco, quindi io non lo, non lo uso ma non mi piace nemmeno usarlo, cioè, ripeto le io arrivo da ax 8 X8 era molto meno intuitivo da utilizzare rispetto a, cioè era proprio una magia. Ma perché, insomma, quelli che sono datati come me e che hanno, che hanno messo le mani sui vecchi GeForce, sugli MPX1, dove c'era solo il manuale, non c'era alcun edito, e andavi su un menu dove avevi un displayettino, due righe per 20 caratteri, ad LCD, ragazzi, abbiamo fatto delle cose turche con quelle cose lì, però si leggeva il manuale e si modificava, quindi, francamente, l'interfaccia on board di Fractal per me è come... Mangiarmi un lecca lecca, ok? Molto bene, molto bene, torniamo nel nostro editor. Uh, abbiamo il workspace eh, lo Workspace, scusate. Questo diciamo definisce dove volete salvare le varie informazioni. Sono gli snapshot. Gli snapshot sono sostanzialmente delle fotografie di uno stato, di un, un prestito Questo sono mo è molto utile lo snapshot perché a un certo punto voi dite. Questo uh, preset qua, questa situazione qua mi piace. Track, ci faccio una fotografia. Lui carica questa cosa nella directory che vedete qui. Oppure decidete voi dove caricare queste cose. Lo snapshot vi, vi salva uh, un preset, è un, una sorta di preset fondamentalmente, ma è uno stato che, dove poi potete richiamarlo anche in un altro preset. Poi ve lo faccio anche vedere. La library è fondamentale. Lavorare con le librerie è fondamentale. Cioè, io posso crearmi tutta una libreria di blocchi dove per esempio ho creato un bell'amplificatore invece che salvarmi tutto il preset mi salvo il canale di quell'amplificatore mi salvo un bel chorus mi salvo un bel delay e mi creo la mia libreria in modo tale che poi quando mi faccio un preset nuovo con un ampli diverso cioè, a un certo punto vado a mm, mi serve quel delay che avevo usato nell'altro preset vado a prendermi solo quel blocchettino lì sia il blocco intero del delay con i suoi quattro canali interno sia col singolo canale ragazzi ovviamente io do per scontato che sappiate cosa... Se... cioè non chiedetemi cosa sono i canali, queste cose qua, cioè se vi sto spiegando l'editor, non i blocchi funzione della macchina. Tra l'altro queste sono tutte cose che tratto in maniera dettagliata nel Fractal School. Nel Fractal School, diciamo, è, sono i miei tutorial, i tutorial che faccio adesso sono però espansi in 12 lezioni, quindi ogni lezione è singola, da due ore l'una praticamente e fa vedere dettagli, eccetera, eccetera. Ok, quindi io sto condensando diciamo in modo veloce quello che faccio nel Fractal School, vi ricordo Fractal School è riservato agli abbonati al canale da, come sostenitore advanced in più che hanno anche altre, altre vantaggi quindi se volete accedete al Fractal School benissimo, quindi abbiamo la Library dove salvate la libreria, molto molto utile. Ok, i preset template, uh, the preset template, directory, follow for the form, template, export, current view, preset, save as a template. Quindi io posso anche creare, è più o meno la stessa cosa dello snapshot. Alla fine più o meno sono sempre le stesse cose, se non mi ricordo quali siano le differenze esatte. Comunque c'è tutto il modo, anche qui il modo di operare, come gestirsi la macchina, salvarsi, eccetera, eccetera, è veramente importante. E poi c'è il global settings, cioè tutte le informazioni globali del sistema. Ecco che queste, queste informazioni che sono caricate all'interno di questa directory, quindi sono nella. Application, application Support Fractal Audio sono presenti nel PC in cui collegate. Se voi cambiate PC, voi non avete lo stesso aggiornamento con cui lui si è salvato i global settings. Ecco perché qualcuno oggi ha detto: Io mi sono, quando mi collego col PC vedo delle anomalie perché il PC, cioè, quando, col portatile, scusate, vedo delle anomalie che non vedo col PC a casa. Perché, come vi dicevo prima, va fatto un, un refresh. Ok, adesso poi lo vedremo. Lo vedremo. Eccolo qua. Poi, questo è il refresh. Select refresh button. Vedete, io qua lo faccio. Vedete, vedete che sotto qui sta facendo il refresh dei, 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 del nome dei preset. Cioè, non sta facendo il refresh dei preset, ragazzi. Capitemi bene. Lui sta allineando il dato. Perché quando io. Allora, a parte i factory preset, che comunque possono essere anche modificabili. Se io faccio dei preset nuovi e le faccio su un'unità e poi cambio unità, oppure faccio su un PC e poi cambio PC, ok, non c'è allineamento. Perché? Perché. Non, non, non è stata aggiornata, per esempio, la, la, la press templates e nemmeno la Global Settings. Ecco che quindi se io voglio, se io mi collego, per esempio, quando io ho qualcuno che tra l'altro molto spesso che viene qualcuno in studio perché vuole avere diciamo, delle lezioni private. No? C'è la possibilità di farlo se volete, mi contattate in privato. Eh, possiamo anche fare delle lezioni private. Mi arriva la, con la macchina, io, diciamo, è una macchina completamente diversa. Io, la prima cosa che faccio è un refresh, quindi faccio un refresh dei preset, faccio un refresh dei cabinet name, cosa molto importante, soprattutto non tanto dei factory che quelli rimangono e non li toccate. Questo fa le, il refresh delle IR. Voi avete il vostro database, vi collegate a una macchina nuova e vedete che ci sono dentro i vostri cabinet. Com'è possibile? No, perché l'editor pensa di avere la stessa macchina, quindi ha un database, eh, diciamo. Della macchina precedente, dovete fare refresh e allora lui aggiorna. E poi tutta la, la, la definizione dei blocchi. Questa, questa cosa qua è. È molto importante perché può dare quei problemi che dicevo prima eh, diciamo, soprattutto quando si installa un nuovo firmware eh, normalmente viene fatto in automatico questa operazione lui vedete che lui fa sia che voi installiate un nuovo firmware sia che voi installiate un nuovo editor vedete che sotto qui vedete che lui sta leggendo sotto questa barra qua sta leggendo e sta allineando le informazioni dei blocchi con il sistema queste cose se non se vedete dei comportamenti anomali di Uh, uh, dell'editor fate questa quest operazione che solitamente e se non la fa vuol dire che da qualche parte non c'è la spunta nel farla in automatico che se non ricordo male dovrebbe essere la sua option eccola qua vedete automatic check for a new version of startup okay. show tool tips when mouse over buttons quindi ti fa vedere la tendina eh, con il suggerimento di cosa vuol dire il. quindi praticamente quando io vado sopra un qualsiasi cosa Vedete che, eh, vediamo qui sopra, eccolo qua, vedete present Picker, vi compare la finestrina con, con il, la funzione dedicata a, a quello che dovete fare, vedete, adesso non mi ricordo, scene manager, eccolo qua, display the scene manager, ok? Molto bene. Bla uh, bla 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 ritorniamo su Preference. Ecco, uh, Search Letters Match from Number and Fields in Picker uh, Windows. Questo non mi ricordo, non me la ricordo, portate pazienza. Eh, questo è, una, è, è diciamo, la, dovrebbe essere quando si, eh, si utilizza la, la, la funzione picker. La funzione picker è sostanzialmente quando voi, per esempio, mettete un cabinet o, o anche su un amplificatore. Uh, no, non è qui, scusatemi, è qui. Mettiamo il cabinet. Eccolo qua, vedete quando c'è il picker. Praticamente lui automaticamente vi fa vedere tutte le varie i vari cabinet, eccetera, eccetera. Ok. E questa funzione adesso non me ricordo, è relativa a, a questa search returns match for number and fine picker. Ah, for, probabilmente deve essere quando io faccio il search. Ok, qua io cerco, non so, 4x12 e lui mi fa. Credo che sia questo, non me lo ricordo, andare, non ho studiato. Comunque è abilitata, lasciatela abilitata. E... Pa, 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 pa. Ecco, warn about making backup before manager preset o quindi qui vi, vi dà un, diciamo, uh, di, diciamo, un, un messaggio di errore, un warning, vi dà un messaggio diciamo, di avviso quando state sovrascrivendo ad esempio un preset, ok? Questa è una cosa molto importante. PROMPT ON EDIT PRESET WHEN CHANGING ON IMPORT quindi quando io cambio un preset oppure lo salvo lui mi dice che mi, mi dà anche in questo caso una, un avviso. Uh, poi questo uh, va di default su all bank quando si lancia il cabinet picker. Ecco quindi quando si lancia il la cabinet picker lui automaticamente va a vedere tutti i cabinet. Eh, anche questi sono messaggi di allarme quando si va a cambiare fa fare l'editing del master layout menu ovviamente adesso queste sono tutte funzionalità che, sono, che servono per se però voi capite cos'è per esempio il master layout menu adesso non voglio andare a spiegarle una per una sostanzialmente anche qui dovete un po' farlo voi però l'importante è che sappiate che da qui vado a decidere il comportamento della macchina quelli che secondo me sono fondamentali eh, ecco per esempio potrebbe essere questo quando io lavoro con lo scratchpad quindi che è quella memoria che mi permette di caricare i cabinet per valutare per valutarli prima di caricarli lui fa l'automatic refresh eh, ecco poi ci sono queste due opzioni queste due opzioni che praticamente vi dicono di che do dove il sistema legge il nome dei preset e i cabinet all'apertura alla, all dell'editor Norma allora, Possono essere abilitati allora, se li tenete abilitati ogni volta che caricate l'editor lui fa il refresh ed è una palla perché dura, dura parecchio tempo. Quindi, solitamente, una volta che l'avete fatto la prima avete fatto il refresh. Come, non fatelo sempre, non ha senso perché sennò no, l'editor ci mette sempre ogni volta 5 minuti ad aprirsi. Ok, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Uh, ho avuto il dv Marco ultimamente la possibilità di salvare tutto su un USB e caricare su un'altra macchina. Sarebbe un'ottima future. Uh, diciamo, salvare la su USB oggi con l'editor uh, Fabio, francamente, è una cosa un po' datata, ecco, però cioè, non, è, non è previsto che ci possa essere... Eh, cioè, anche qui il sistema... Ci sono altri sistemi che, hanno, che prevedono la possibilità di utilizzare le USB. Qui bisogna avere l'editor. Poi... Cabinet Import, eh, questo è relativo alla possibilità di importare gli R, dove lui per esempio fa eh, un autotrim, eh, questi sono parametri un po' dedicati, ecco quindi però mh, fondamentalmente eh, per esempio lui importa automaticamente l'IR Ultra Res, ecco ripeto, vi sto insegnando l'editor, queste sono tutte cose molto dedicate a, 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 alle funzioni specifiche. L'importante è che capiate, ok? Il discorso delle preferenze, quindi quando volete fargli, dateci un occhio per capire se ci sono delle funzionalità interessanti che vi, vi, vi volete abilitare o disabilitare. Uh, b -b -b ecco poi, pause communication: tra l'altro, vedete che c'è la possibilità dell'F8. Pause communication potrebbe anche. allora, se quando avete il sistema collegato, eh, il sistema dedica un, una piccolissima parte del suo tempo a comunicare con la macchina soprattutto per chi usa l'FM3 e magari lo sta usando tirato per il... perché quindi sta usando proprio la macchina al, al massimo delle sue possibilità, il, il pause communication potrebbe servire per, diciamo, eh, evitare che il sistema perda tempo a comunicare con l'editor, perché magari non vi serve. E quindi mettete l'editor in stand-by e quindi guardate la macchina che sta utilizzando le sue... Eh, le massime possibilità. Questo è molto importante, soprattutto su FM3. Perché quando voi poi suonate dal vivo, non avete l'editor collegato, quindi è quello il comportamento che ha l'FM3 reale, non quando è collegato l'editor. Perché quando è collegato l'editor comunque un po' di tempo, diciamo, la, il sistema lo, lo porta via. Soprattutto appunto a FM3, per esempio, dove lo switch tra le scene, tra i due amplificatori, sapete che crea quel piccolo, quel piccolo gap audio, il fatto di togliere la comunicazione lo, uh, lo, lo riduce ancora di più, ok? Eh, ecco poi c'è questo refresh after new firmware adesso non lo faccio perché sennò ci mette un sacco di tempo refresh after new firmware lui fa quelle operazioni che vi ho fatto vedere prima e quindi fa il refresh della macchina questo è importante normalmente lo, dov lo dovrebbe fare ogni volta che installate il firmware e ogni volta che installate un nuovo editor va bene? Eh, ecco poi c'è la view se volete vederlo normal size e quindi lui ve lo fa vedere così oppure lo potete vedere dov'è che è? in full screen Ok? Come lo state vedendo adesso? Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Andiamo su un altro tornando in, 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 indietro, un, andiamo a vedere il, i tools. I tools sono veramente molto molto importanti perché vi permettono di far partire il Fractal Bot, che è un software che potete scaricare anche a parte, eh? Lo potete anche scaricare a parte, però è già incluso. Questo praticamente vi fa, vi dà la possibilità di eh, tanto qui andate a selezionare il device con cui siete collegati se usate la, la versione di Fractal Bot generica, quella che va bene per tutto do, potete scegliere diversi l'FM3 eh, anche l'XFX2, cioè anche tutti i sistemi legacy cosa che vengono detti siccome questa versione è embedded, e quindi è inclusa nell'editor di XFX vi fa vedere solo l'XFX3 come è ovvio che sia okay? se avete Voglia di scaricarmi anche l'altra, vedrete che poi su questo menu a tendina vengono fuori tutti i sistemi. Uh, e qui vedete: diciamo, uh, tu, diciamo, XFX3, adesso non mi ricordo perché ce ne sono tre. Mi mm, sono le, la configurazione delle porte Windows, non ne ricordo male, eccetera, eccetera. Ok, ecco una cosa che vi chiedo cortesemente: Questo eh, io non capisco perché, la, ci sono ancora tantissime persone che usano. Questo editor per caricare i preset non ha senso, ragazzi, non ha assolutamente senso e vi spiego il motivo. Si possono creare, cioè io posso anche prendere, diciamo, non so, un uh, qui chiamo il file da caricare, potrebbe essere, vado per esempio su AxeFX3, su una, una patch, ok, per esempio questa, open, ok, quindi vado, vado a caricare un preset dove? Okay, chiamo il file da, uh, da caricare. Quindi qua show mi dice dove, dove, lo, dove è presente. Va bene, begin. Ok. E quindi adesso lui mi ha scaricato il file begin all'interno del, 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 del 407 che era vuoto. Ok, questo è un modo per caricare il preset. Però francamente non ha senso, ve lo dico e vi dico perché. Perché intanto esiste la funzione preset per fare l'import, l'export, eccetera, eccetera. Seconda cosa, seconda cosa questa, questo tool okay, è legato esclusivamente alla, al sistema. Nel mondo Fractal una delle cose veramente belle che è che si possono eh, salvare i preset tra le varie unità. Cioè io posso prendere un preset di FM3, caricarlo su FM9 e caricarlo su fx 3 e posso fare anche il contrario posso fare il contrario lui lo carica sempre ok poi chiaramente va a tagliare quello che non c'è per esempio se io carico un press di axfx 3 o fm9 che ha due amp nell'fm3 lui ti farà vedere un blocco vuoto dove c'era il secondo amp semplice però è molto utile perché bene o male io da lì riesco comunque ho già i miei blocchi settati come voglio, Io quando faccio i preset, per esempio, parto da XFX3 e lo voglio esportare su FM3, importo lo stesso preset e poi lo, 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 lo gestisco. Con il Fractal Bot lui ti dà errore perché dice: no, Mi stai scaricando un preset che non fa parte di XFX3 o della macchina con la quale sono collegato. Ok? E questo è tipico perché... Soprattutto diciamo a livello internazionale c'è tantissima gente che dice che oh, ho scaricato il tuo prestato ma non funziona. Bla bla bla. Ma perché usi il Fractal Bot? Cioè, lo scrivo anche a caratteri cubitali E eh, eh, la gente vuole usare il Fractal Bot. Vabbè, si può usare, eccetera, eccetera. Okay. Una invece delle funzioni principali invece del Fractal Bot è per scaricare il firmware. Quindi, qua, per esempio, quando fate il browser, andate in cerca del firmware da scaricare, una volta che l'avete scaricato, e automaticamente viene. Diciamo, e viene caricato, caricato il firmware normalmente, normalmente adesso qui non è il caso quando voi siete collegati online e c'è un nuovo firmware qui sotto compare un riquadro azzurro con scritto new firmware available ci cliccate sopra ok tra l'altro credo ci sia un tutorial che ho fatto per aggiornamento del firmware ci cliccate sopra automaticamente fractal Fractalbot scarica il firmware lo mette nella in, questa, in questo campo e quindi potete fare il bing e scaricare immediatamente il nuovo firmware quindi una cosa facilissima velocissima ma la cosa che prima dovete fare ed è sempre giusto fare è andare nel receive mode nel receive mode voi potete fare diverse cose allora intanto gli dite dove salvare i file quindi col browser decidete di andare per esempio user marco fanton va bene quando io premo Begin, a questo punto si apre questo menu qua, che mi permette di decidere cosa voglio andare a backupare. Posso backupare i preset Banco A, Banco B, Banco C, Banco D, che francamente dall'A al C non mi interessa perché sono quelli factory, a meno che non li abbiamo modificati, ma se non li abbiamo modificati non mi interessa, quindi solitamente vado a togliere lo spunta su questi. Mi interessano per esempio i preset dal D384 al 511, che sono gli user preset, ok? e poi i cabinet user quindi dove ho scaricato le IR sia user bank 1 o user bank 2 su FM3 troverete solo l'1 i, i bank full, full resolution che non trovate su FM9 e FM3 e, e poi va bene, gli altri banchi che sono presenti sul, uh, sull'AXE sull FX3 e Merc 2 mentre sull'1 si ferma a 511 ecco, cosa molto importante il system global blocks più FC quindi questa spunta va a salvare la configurazione della macchina okay? questo, è, uh, anche questo è fondamentale e conviene farlo ogni tanto, almeno quello che sicuramente dovete, dovete salvare è i vostri preset i cabinet che utilizzate ok e il system global FC okay. questa operazione andrebbe fatta periodicamente e va sempre in ogni caso fatta prima di ogni scaricamento del firmware perché può succedere qualsiasi cosa e quindi se magari voi state scaricando il firmware e va via la luce per esempio, la, la macchina non parte cioè non parte più, non riesce più a partire perché non ha, ha un sistema operativo caricato a metà, esiste una procedura credo che eh, sia premere entrambi adesso non me lo ricordo, tenere premuti i tasti pa, page avanti e indietro accendere e lui va automaticamente in un menu un po' particolare vedete che è una schermata è stile DOS eh, vecchio stile e, e vi permette di caricare il menu diciamo il, il primo firmware con cui è nata la macchina e quindi da lì puoi fare tutte le, le operazioni di, di molto semplice non prendete mai paura l'unica cosa che dovete prendere paura è se non avete fatto il backup perché se non avete fatto il backup e si bricca la macchina come dicono gli anglosassoni quindi va in bri brick, quindi si diventa un mattone e purtroppo piangete e mm, questo non c'è altro, altro, altro verso, Beh, molto bene ragazzi quindi questo serve per fare eh, adesso non lo faccio perché eh, oppure va lo faccio per esempio per i preset quindi tolgo lo faccio per uh, i miei preset e, e il system global faccio ok, benissimo tech va, mi ha fatto i preset eh, anzi scusate ha fatto i global e adesso sta salvando tutti i tutte le patch che vanno, dalla, uh, che vanno fino al, al 511. Ci metto un po', ok? Questo è l'utility più importante da, da conoscere. Va bene? Aspettiamo che finisca. Intanto non vedo altre domande. Mm -mm -mm. Molto bene, ho finito. Chiaramente se io voglio rifare lo restore, non, fa, non farò altro che andare in send mode, andare in cerca del, di dove ho scaricato, quindi Marco Fantone, dove ho scaricato il mio, le mie informazioni, eccolo qua vedete, eccole qui, quindi qui c'è la, la memoria dei banchi, qui c'è la memoria dei global, per esempio questa è quella di global, open, ok, e faccio send file, tac. Lui ti dice attenzione che andrà bla bla bla. Sì, io lo faccio perché tanto è la stessa, non è che succeda niente. Eh. Vi, vi confido un segreto, ragazzi, ve lo dico qua. Io veramente posso potre, io potrei perdere la macchina in qualsiasi momento, ma tanto cioè so perfettamente come riconfigurarmi. Ecco. Però per chi chiaramente ha le prime armi, diciamo sono formazioni che insomma... è una rottura di balle perché chiaramente devi andare a riconfigurare tutte le cose. Però... Okay. Vi, consiglio, vi consiglio sempre di farlo. Benissimo, abbiamo visto il fractal, fractal bot, perfetto. Adesso andiamo sui vari gli attitui. Oh, questo vi serve il, il manage preset. Eccolo qua, scusate, ritorniamo sull'edito. Il manage preset, ok, il manage preset vi consente di allora, ci sono un po' di di allarmi che vengono editati, questo è molto utile perché vi consente in modo estremamente veloce di poter per esempio cambiare, cancellare, eh, qua avete tutta la lista dei vostri preset, tra l'altro con la barra di ricerca per esempio se io voglio che cercare gli MF preset, per esempio premo MF, vabbè qua mi fa da tutte le cose che iniziano per MF quindi posso, scusatemi ho oh, chiuso inavvertitamente eh, posso per esempio questo preset, vedete lo, lo prendo e lo voglio caricare, per esempio nella memoria 13, 413, tac, vedete che vi fa vedere in rosso le due memorie che va a modificare e rimane così finché non premete il tasto save. Premette safe, save, mi dice attenzione che, uh, attenzione che, si salva, diciamo, l'operazione non, non è più, non è più uh, ripristinabile. E vedete che adesso diventa verde. Ha cambiato. Quindi ogni volta che voi fate, fate una cosa, la potete fare, ok? Per esempio, se inavvertitamente a copio questa, uh, questa patch su questa, ok, non, non l'ha ancora fatta. Non l'ha ancora fatta. Attenzione. Devo fare il save e quindi mi dice attenzione che andrai a sovrascrivere per errore una press. Quindi se lo voglio evitare chiudo la finestra. Uh, quindi lui mi dice guarda che le modifiche che ho fatto non saranno salvate e quindi diciamo le perderai. Infatti vedete che sono ancora al loro posto. Poi un'altra cosa molto tranquilla, cioè se volete caricare i preset potete fare benissimo una cosa di questo genere per esempio. Se lo faccio vedere. Non so. Io posso prendere un preset di FM3. Eccolo qua. Posso vedete, fare drag and drop. Ok, caricare la MF fred nella, nella memoria 407, è veramente molto semplice. Chiudo la mia finestra. Do il save. E fine della storia. Quindi mi sono caricato. Questo lo potete fare però con i file cysyx. Ok? Ci sono dei file invece che sono quelli tra l'altro che solitamente con cui io vendo le mie pece, che sono i fast, bundle, punto fast bundle, ok? Quei Preset Lì sono un po' particolari perché contengono sono stati introdotti di, di recente, ma contengono anche le IR, okay? Ve lo faccio vedere dopo perché sono un po' più. Non potete usare questo metodo qua. Questo metodo qua va bene per cancellare, per esempio, se voglio cancellare quella che ho appena. o, o editare, quindi posso anche editare Freddy, ad esempio, o, Vedete, rimane rosso, oppure la cancello, quindi tasto cancella, tac. L'importante è che faccia sempre il save ogni volta che faccio l'operazione, quindi è abbastanza sicuro da fare. Posso muovere, posso fare quello che voglio, posso per esempio andare a vedere il cabinet, okay? eh, La mia lista di cabinet, e qua vedo anche la lista di Full rese. Qui sono su, uh, su xfx 3, l'MPX 2. Non avete questi menu sull'FM3 sulla o sull'FM9, ad esempio, quindi posso. Lavorare con i cabinet. Vedete che dopo lui, una volta che ho spipolato, fa un refresh degli, dei preset perché effettivamente diciamo, deve allineare quel database che vi dicevo sempre: è molto importante da gestire. Okay? Poi abbiamo il Manage Cub, che è, la stessa, è lo stesso menu, vedete, sul diciamo, directory. Questo è, un, è rimasto da, da prima perché una volta erano, diciamo, erano proprio due menu diversi, e adesso hanno creato un'unica finestra dove dove ci sono tutti. Anche qui questo vi permette di caricare le IR, ho fatto un tutorial per caricare le IR, quindi non, non ve lo spiego, comunque molto velocemente, ehm, proprio per darvi, qua c'è la lista delle, mie, delle IR, ok? Diamo una zona libera, cos'è che, che conviene fare? Per esempio questa zona qua, con il browser si va a creare un open directory, si va a puntare la directory che si vuole eh, che si vuole trattare. Per esempio io ho le mie IR, allora sono su sul su, su mio drive, ok? C ho IR da qualche parte, eccole qua, questo è il mio drive, per esempio, per esempio gestisco bla 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 bla, mf selection fractal ad esempio che è una selezione che ho fatto ok premo ok e vedete che qua, qua a sinistra c'è tutta la lista delle IR sono messe un po la rinfusa per ordinarla io consiglio sempre di ordinarla quindi fare uh, sort alfabetically ok quindi lui le mette tutti in ordine a questo punto io posso semplicemente cliccare sull'IR e allora, posso fare l'audizione dell'IR dell andando a selezionare il, il menu scratchpad però questa è una cosa che vi spiegherò l'ho già fatto se andate a vedere come installare l'IR Mm, però diciamo io posso già ascoltare la IR senza doverla caricare comunque ma anche qua semplicemente faccio una trasferisci oppure seleziono quindi seleziono la prima pre tengo il pre premuto il tasto shift ok ecco e le, se le seleziono tante e poi faccio il drag and drop sulla nuova sul nuovo posto quindi automaticamente me le carica tutte quante vedete che sono sempre rosse quindi quando è rosso vuol dire che l'operazione è Ce l'ha in editor, ma non l'ha ancora data. Ok? Ciao, Michael. Ok? O oh, Michael, I don't know. Michael Marinero, quindi... I think, penso, I think it is Michael. Ok? Quindi fatto il save, lui mi dice warning, attenzione che perderai, e lui comincia, vedete che man mano le, carica, le, le va a scrivere e diventano verdi. E quindi effettivamente adesso sono caricati. Ok? Questo è il menu dei cabinet. Molto bene. Poi abbiamo... Il tuner, ecco, questo è molto comodo. Cioè, abbiamo l'accordatore, ce l'abbiamo anche sul, è lo stesso accordatore che c'è sulla macchina, lo potete avere anche qui. Ok. Poi abbiamo il present leveling. Ecco, questo è molto molto importante. Scusate che, eh, che era già attivo. Present leveling è un menu eh, che ho fatto già vedere, è, pi... è, un, è un piccolo menu dove fa vedere lo stato dell'uscita 1 e lo stato dell'uscita 2, e qua vado a poter agire direttamente sull'amp level, l'amp level che è l'unico punto dove andare a gestire correttamente il livello dei propri preset, ok? E quindi anche qui ho fatto un tutorial per mostrarvi come andare a gestire i preset, benissimo, ok? Quindi non lo sto più di tanto, quindi sappiate che questo menu eh, è veramente utile, molto bene, poi... Eh, qui diciamo è un altro menu per, eh, per, per Axe FX3 molto figo se avete voglia di farvi le vostre R, c'è questo questo menu qui ok però non, non lo tratterò adesso anche perché insomma poi abbiamo il menu setup attenzione vedete che il menu setup che, che vedete qui è lo stesso pulsantino che vedete qua quindi su questo pulsante qui andate ad abilitare il setup dove Ok, potete andare a configurare tutta la macchina, quindi la configurazione generale, l'audio, i livelli di input, USB, diciamo la scala per quanto riguarda i vari pitch shifter, il tuner, come lavora il tuner, l'equalizzatore dell'uscita 1, l'uscita 2, l'uscita 3, l'uscita 4. Poi chiaramente il numero varia a seconda, del questo sono su Axe X-Tracking, che ha 4 uscite, sull'FM3 ne avrò 2, sull'FM9 ne avrò tre va bene? Okay. Quindi questo è lo stesso comando che trovate qui. È ripetuto anche qua. Uh, questo è il menu Controllers. Questo è molto importante ragazzi, ma serve per andare a gestire il discorso dei modifier. Quindi all'interno della, all della macchina ci sono tutta una serie di controlli. Questa è una cosa che i tastieristi conoscono molto bene. Eh, I chitarristi assolutamente no, è, è proprio una cosa veramente molto lastrusa. Però rende il sistema estremamente, estremamente potente. Cioè, ci sono tutta una serie di controllers, parametri che io posso utilizzare per poi andare a controllare online le funzioni che voglio all'interno della macchina. Per esempio, ho la, la funzione di tempo: ok? Eh, come, come, come gestisco il tempo. Tra l'altro, posso gestire un metronomo sulle uscite ok se voglio impostarmi il, eh, il tempo vediamo se funziona se no, sai perché non l'ho mai utilizzato sarò qua. eccolo qua lo sentite eccolo qua quindi se volete potete impostarmi un tempo ok <ride> se volete c'è il metronomo sappiate che esiste all'interno del, del sistema quindi qua trovate il modo di impostarlo Beh, molto bene Molto utile, ecco poi ci sono per esempio gli LFO, questi sono degli oscillatori interni. Il chitarrista diventa matto allora tutte le varie funzionalità, i phaser, tutto quello che ruota, chorus, eh, tremoli, eccetera, eccetera. Lavora perché internamente alla macchina ci sono degli oscillatori, cioè sono degli, degli, degli oggettini dove praticamente che hanno, emettono un numero ok che va da 0 a 100 da quello che sarà. In continuazione, secondo alcune leggi, va bene? E queste leggi le andate a definire qua, ce ne sono praticamente due, c'è l'LFO1 e l'LFO2. E quindi io posso andare, per esempio, a definire l'LFO1 come a stabile, exp, log, eccetera, eccetera. Queste sono funzioni molto particolari. Creare una londa quadra, vedete? E con questi LFO io li posso assegnare a tutte le variabili, a tutti i parametri di, di AxeFX3. Attenzione, non è che se mi faccio un chorus devo lavorare con l'LFO, il chorus ha il suo LFO che fa riferimento a questo. Ma se io voglio usare l'LFO, quindi un oscillatore diciamo, a onda sinusoidale che va da meno 90 a più 90, adesso non mi ricordo quali sono i valori, con una certa frequenza che io imposto qui, Quindi in questo caso a 1 Hz, ma posso andare a farlo andare, e lo voglio assegnare al volume, ad esempio, lo posso fare. E quindi avrò un volume che, oppure ha il mix di un delay. Piuttosto che qualsiasi altra variabile, e da qui vengono fuori delle figate di in interattività molto belle. Quindi tutti i controller vanno. Eh, qui c'è l'address, quindi altre funzionalità. Adesso ah, ripeto, andate nella, nel video modifier, è tanto che non l'ho fatto, quindi dovrò aggiornarlo perché è veramente molto bello. C'è un sequencer, ad esempio. Guardate che, che figata! Questo vi permette di creare proprio un sequencer particolarissimo da assegnare a un, a un synth interno. Quindi qui la creatività. Bisogna essere un po' tastieristico per, per, per la, a, a lavorare con questi oggetti. Quello che sicuramente ecco, è molto interessante invece sono i, con, i control switch. I control switch e gli scene, control, scene controller, praticamente, perché questi sono praticamente... I control switch sono praticamente degli switch che posso a, abilitare, ce ne sono fino a 6, posso abilitare direttamente su ogni scena. Quindi ogni scena all'interno di XFX3, uh, quindi posso... Per esempio, control switch 1... Se è last rimane l'ultimo valore. Oppure posso impostarlo come off o come on. Io tipicamente i control switch, e l'ho fatto vedere quando spiego come funzionano le mie patch. Li uso per abilitare i boost. Quindi quando passo su, da un canale. Allora vi faccio vedere un preset tipo questo. guarda, eccolo qua. Questo preset qua, per esempio, vedete che il, il boost del preset, vedete che in generale c'è il modifier. Quindi se io clicco il tasto destro, ho assegnato il boost al control switch numero 1. Quindi, come viene gestito il control switch numero 1? Allora, io ho un foot switch che me lo attiva e disattiva. Però, siccome io voglio, voglio che quando vado in assolo, oppure quando vado, passo da clean a crunch questo boost mi si attivi ok vedete, vedete che automaticamente quando passo dalla scena 3 alla scena 2 va su e giù ecco, il su e giù dove glielo dico nel menu controllers che avete visto prima e lo vedete qua vedete che il control switch 1 l'ho impostato on nella scena 1 la scena 2 off nella scena 3 on nella scena 4 e 5 eccetera eccetera quindi decido io come, come gestirlo ok ancora una volta qui capite bene non è che non sia intuitivo non è che non sia intuitivo è che queste figate qua le fate solo con questo metodo qua non ci sono altre non ci sono altri modi cioè è certo che non è intuitivo perché voi siete abituati con l'amplificatore il boost però se già siete dei miei tempi che andavamo con il controller midi e già collegare delle unità in midi era un cinema pazzesco attivare e disattivare il boost di una testata io ho la testata di là e dovevo dare il control midi 81 per attivare il boost del controller midi non è che sia cambiato ragazzi perché quello è il modo di operare su queste unità qua cioè, non c'è, io vorrei sapere quelli che dicono che è poco intuitivo come sperano di potersi regolare col boost. Ditemelo voi, no? Ditemelo voi come pensate di poterlo fare. È così che si fa. Sono macchine professionali e si fa così. Mettetevela via, ok? Yeah. Molto bene. E qua poi fa la lista dei vari modifier. Vedete per esempio con il modifier, per esempio, ho assegnato il volume, eccolo qua. Tra l'altro, io ci posso cliccare sopra, mi, da, mi manda direttamente. Questi sono tutti menu molto molto importanti da conoscere. Per esempio, vedete: ctrl switch è assegnato a l'amp input boost, lo vedo direttamente subito qua. Quindi, se io clicco sopra, automaticamente mi rimanda sulla pagina. Quindi, è, cioè. È complesso, d'altronde, ragazzi, state guidando un Boeing 747, non è come guidare uno scooter monomarcia, ma <ride> questo è il concetto. Quindi, però ci sono gli strumenti che servono per poterlo guidare. Quindi, quando uno le sa le cose, diventa facilissimo, ok? Non è che io sia un drago, è che a me piace e le guardo e vado a provare. Le cose, anche non, non so tutto, ragazzi. Questo sicuramente non lo posso sapere. Alcun, quando non so, vado nel manuale o vado a, a cercarmi le robe in giro perché non posso sapere tutto. Molto bene, andiamo su. Cosa abbiamo detto? il La parte controllo l'abbiamo vista. La, kick, la quick build, la quick build, anche queste sono funzioni che sono, tra l'altro, già fatte in, in questa, cioè sono già disponibili velocemente qui, la quick build, anche questa è molto molto bella, andiamo su un menu empty, allora, a quick build ci potete arrivare che premendo qua oppure nei tools e vedete che sotto qui vi compaiono tutti, eh, tutti i vari blocchi disponibili nell'unità, ok, allora io posso gestire le cose andando su un certo Punto della matrice, premere il tasto destro e mi vengono fuori i vari eh, blocchi disponibili. Oppure vado nella quick build e vedete che come, per esempio, metto l'amp e lo trascino e lo metto qua, metto il cabinet, lo trascino e lo metto qua, metto l'input, lo trascino e lo metto qua. Prendo l'output, lo trascino e lo metto qua. Metto il riverbero dov'è che è il riverbero qui? Il riverbero 1 lo metto qua. Metto il delay eh, delay 1 e lo metto qua. E poi faccio un bel tiro la bella riga. Tac. Quando, quando io clicco sul diciamo sul blocco dove c'è scritto O, cioè è la O di output. C'è scritto: anche, ragazzi, c'è quel to show tool tips quindi show tooltips, quindi, avendo abilitato, mi viene fuori automaticamente la tendina di cosa fa quella cosa click to show connect disconnect option for this jack quindi io clicco qui automaticamente mi viene fatto vedere dove io posso collegarmi quindi tirare un filo e quindi per esempio io posso anche tirare il filo direttamente sull'uscita non occorre che colleghi un blocco alla volta vado qui e magicamente il sistema tac te mi ha creato il filo e quindi io già posso cominciare a suonare Ok? Se io voglio per esempio metterci un delay in parallelo, un multidelay in parallelo, arrivo, lo metto qui ad esempio, e a quel punto lì vado sull'input, e vedete che mi dice io posso collegarlo in tutti questi punti qua e lo vado a collegare qua. Vado sull'output, e lo posso collegare in tutti questi punti qua, e lo collego qua. E scelgo come poter operare. Questo diventa molto, 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 molto utile. Va bene? Ok, poi abbiamo eh, il, il quick build L'abbiamo visto lo scene manager. Scene manager, ecco, questo è anche questo è molto utile come funzionalità che vi permette di Allora, sapete che se non lo sapete, sappiatelo, dovete saperlo, che ogni blocco, tolgo via questo ma adesso manager, ogni blocco ha quattro canali, quindi il blocco amp, per esempio, ha quattro canali, dove io posso caricare quattro amplificatori diversi. Ok? E scegliere che canale impostare a seconda delle scene. Scena 1 canale 1 Canale A, scena 2, canale B, scena 3, canale C, eccetera, eccetera. E posso farlo per tutti i blocchi. Tutti i blocchi hanno questa modalità. Va bene? A questo punto. A questo punto cosa faccio? Eh, io posso nel scene manager andare a, o oh, diciamo, gli dico: vado a fare una scena, per esempio, canale A e salvo. Ok, faccio canale 2 e quindi cambio il canale B e salvo. Ok, e avanti così, oppure, molto più semplicemente vado nello scene manager e decido. Qui c'è il numero delle scene, non hanno ancora il nome, però, per esempio, possiamo dirle per esempio crunch. Ad esempio automaticamente compare crunch. Non so se lo posso. No, si, sì, lo posso editare anche qua. Oh, che bello. Lead. ok, Quindi qua de determino il lead, qua poi posso anche copiare le scene, posso scambiarle, posso fare, posso fare un sacco di cose, ok? E gli dico benissimo. L'amplificatore 1 lo voglio bypass o non bypass, quindi accendere e spegnere sulla scena. E poi vado a selezionare il canale che voglio, il cabinet che voglio sulla scena. Quindi vado a gestirmi la scena in modo tale da attivare e disattivare i, i, i vari canali come voglio per ogni blocco. Qui adesso, per esempio, ho eh, selezionato l'amp cabinet input lay. Per esempio, io potrei anche cliccare sopra questo oggettino qui. Che, When tracking is still on the first column block is changed automatically to show the select grid block. Cioè, cosa succede? Quando ho abilitato questo affare qua, vado a selezionare il riverbero. Automaticamente mi fa vedere la colonna del riverbero. Quando ho selezionato il lay, mi fa vedere lo stato del lay. Quando... Ok, capisco che siano cose un po'. però se non le provate, non le imparate. Sono sicuramente cose molto comodi da sapere. ok, Questo quindi è praticamente vi permette di sulla prima colonna leggete l'help io non non l'ho letto il manuale per gestire la quale ho letto quello che c'è scritto sulla, su, su, sulla, sulla finestrina che mi compare quindi a questo punto mi dice io seleziono il blocco e automaticamente mi viene fuori lo stato molto 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 utile ok questo è lo, il scene manager molto bene poi abbiamo il block information ecco il block information questo è anche questo è molto utile spegniamo la scene manager ti vi dà lo potete selezionare anche da qua vi dà non il nome del blocco ma il canale che è selezionato e questo è io lo utilizzo tantissimo perché tante volte quando sento che le scene non si comportano come si devono comportare vado attivo questi e quindi capisco che i blocchi sono nel canale giusto quindi a seconda di come sono vedete io cambio scena vedete che automaticamente cambiano gli stati dei blocchi quindi mi dà tutta questa serie di informazioni molto bene andiamo a vedere un altro tool eh, oh il performance control questo è un menu molto interessante ragazzi questo è un menu molto interessante a cui ci accedete uh, ci accedete dal quando voi siete nel menu principale di fractal ok se voi premete page a destra andate c'è cioè il primo menu si chiama perform pp e perform gbl Ok? Provate. Quindi voi siete nella... Ve la faccio vedere qua. Allora, guardate. Aspettate. Vediamo un attimo che riesca a... Eccolo qui. Allora. Vedete? Se io premo le pagine qui... Tac. perché che c'è il fuoco. Se io premo l'antipagina... La, Vado in questo menu che si chiama Perform PP e questo si chiama Perform GBL. Questo è sicuramente un menu molto 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 utile. Perché è molto molto utile? Perché, torniamo nell'editor, cosa succede? Quando io sono dal vivo, posso avere l'esigenza di cambiarmi i livelli, di cambiarmi la, il controllo dei toni, cambiarmi quello che voglio. A quel punto lì, io posso crearmi dei menu velocissimi, che sono questi, dove vado a crearmi sostanzialmente a crearmi il mio cruscotto di comando per i, com per i eh, comandi veloci allora per esempio fa faccio un esempio uno dei sicuramente dei, dei, degli elementi più importanti per me è l'amplificatore quindi vado qui su questo menu questa eh, questa freccina sotto e seleziono per esempio l'amp il blocco amp okay? i comandi per esempio allora, sono, ho due pagine una è la pagina globale, dove avrò sempre che è quella a destra, global performance control quella ce l'avrò sempre caricata mentre poi quella a sinistra è la per preset, quindi questa è una pagina che è in funzione del preset che sto selezionando per esempio nella pagina globale a me interessa per esempio avere il gain dell'amplificatore controlli alti medi bassi e il livello o scegliete voi quello che volete cosa faccio? semplicemente prendo, clicco sul tasto vedete che sotto c'è Qua mi compare diciamo, tutti i controlli dell'amplificatore. Prendo, anzi facciamo così, che lo vedo nel formato normale, prendo il gain e trascino il gain sul, su, in questo posto qua. Guardate cosa succede adesso. Quando io vado, vi faccio vedere l'immagine qui, tacchete, no scusate, lo faccio vedere qua così, anzi no, così. A questo punto, io vado nella pagina global, vedete che è comparsa, è comparsa il gain dell'ampli 1. Guardate adesso cosa succede. Io faccio ritorno qui sull'editor. Adesso, per esempio, vado a mettere bassi, medi, alti. Adesso, qua si vede poco perché va fuori fuoco. Ok, vedete che man mano che io metto bassi, vedete che è comparsa l'altra manopola medi alti Ok, andiamo a vederlo E automaticamente posso andare a regolare Posso andare a regolare il controllo di alti, medi e bassi direttamente con le manopole oh, Sono su Axe FX3 ma posso farlo anche su FM3, su FM9 diventa veramente molto molto comodo che in questo modo posso se cioè ho bisogno di cambiarmi l'equalizzazione il livello tutto quello che mi serve diventa ok molto bene la stessa cosa la posso fare con l'altra pagina che io per esempio dedico ai preset perché l'altra pagina potrebbe essere eh, interessante ad esempio avere il delay quindi io per esempio qui sulla pagina del per preset io mi, eh, mi seleziono il mix del delay quindi quanto delay voglio avere piuttosto che il riverbero, quindi vado a selezionare riverbero, uh, reverb 1 e seleziono il mix del riverbero piuttosto che qualsiasi parametro io Vedete, una volta che ho selezionato il blocco io posso andare a decidere che tipo di parametro vado a vedere e ovviamente quando poi vado nella mia pagina avrò a questo punto nella global e quello che ho impostato nella per preset avrò i due livelli quindi mix delay e mix riverbero Ok, spero che anche questo sia veramente utile, anzi, è sicuramente molto molto utile, benissimo ritorniamo nei tools, ok. Uh, performance control abbiamo visto. L'FC Edit è diciamo il menu per crearmi l'editor dei, dei food switch. Questo l'ho trattato a parte, e quindi. Non, non ci vado non ne vado nel dettaglio ok poi vado l'editor le, le per, pre, per preset anche questo l'ho trattato a parte quindi eh, non lo lascio stare l'fc set song è la nuova caratteristica che vi permette di lavorare con eh, la funzione set list and song l'ho fatto il tutorial l'altro giorno quindi lo trovate anche questo come tutorial eh, o oh, c'è l'access change l'access change praticamente è un menu che vi permette di andarvi a cercare eh, una sorta di database dove gli utenti eh, condividono i loro preset ok quindi qua trovate un po' di tutto provateli eh, è una sorta di market non è un marketplace perché sono tutti sono, non sono a pagamento ecco come per quanto riguarda il mio store ci sono anche i cabinet volendo eh, e quindi potete andare a caricare diciamo a trovare diverse informazioni Ok, molto bene, eh, poi abbiamo cosa? Show Available Device, qui è per chi, come nel mio caso, ho diversi sistemi collegati eh, e quindi posso andare a decidere su quale sistema andare a, coll a collegarmi, uh, posso esportare in formato testo la lista dei preset, la lista delle scene, eccetera, eccetera, e il get sizeX per file information, questo non so cosa sia ma no, questo non, non mi ricordo queste sono informazioni un po un po particolari molto bene molto bene molto bene quanto, quanto, quanto abbiamo quattro, quattro e mezza cioè, riusciamo a finire possiamo finire tutto allora ritorniamo nel, nel mio preset andiamo nella funzione block nella funzione block quando voi andate su un blocco ok Chiaramente la funzione BLOCK è relativa ai vari blocchi. Quando andate su un blocco, voi potete fare il CUT, il COPY, PASTE. Ecco, tutte queste funzionalità sicuramente interessanti. Posso fare il DELETE. Posso RESETTARE il blocco. RESETTARE vuol dire lo riporta allo stato. Per esempio, se io adesso ho, non so, ho cl cliccato, ho modificato, eccetera, eccetera, e voglio fare il RESET dell'amplificatore, faccio RESET BLOCK. O vedete che c'è sempre il command E e lui riporta l'amplificatore al suo stato di default ok ehm... disconnect all se non sbaglio dovrebbe togliermi tutti eccolo qua uh, dovrebbe... no. mi, disco... eh, mi disconnette il blocco da vedete ha tolto tutte le connessioni del blocco vabbè ecco c'è il move entire row Up down è lo stesso legale. Allora, praticamente questa cosa qui la si fa direttamente qua. Cioè, io posso cliccare su questi quadratini che sono sia uh, in, in ascissa che ordinata, e posso muovere, vedete, tutta la colonna destra a sinistra dove voglio, e tutta la, la riga dove voglio, ok? E sono questi comandi qua. Che avete visto. Attenzione, perché dopo lui chiaramente scollega tutto perché quando non capisce non è che tiene sempre tutto collegato per evitare pastrocchi e quindi fa uh, questa. Uh, cioè va a scollegare tutto. Se volete ricollegarvi tutto, ricordo sempre: prendete il primo e collegate l'ultimo e lui tira una bella riga passando per tutti i moduli, tutti i blocchi. Scusate. E questa è la funzione Move. Vedete che la trovate anche qui: era questa, questa che vi ho fatto vedere. Eh, quindi questo lo fa, tire, fa diciamo in modo uh, editor quando lo potete fare comunque molto più facilmente come vi ho fatto vedere eh, ecco un'altra cosa che può essere eh, channel ecco qui posso selezionare i canali del blocco poi posso fare il bypass engage del blocco ecco il bypass engage è più pratico allora lo, lo fate anche qui vedete con il comando bypass che trovate qui sotto a destra ok oppure con la barra spazio con la barra spazio potete attivare disattivare qualsiasi blocco effetto ok tra l'altro anche qui il cut and paste io posso fare command x ok cancellare il delay metterlo posizionarmi qui command v e posizionarlo qua Quindi anche questo è molto utile ok una cosa uh, ecco c'è il comando all, all scene questo è. Io lo uso spesso, questo comando qua, che mi permette di dire in tutte le scene, siccome le scene sono una parte importante, diciamo, di, dell'utilizzo dei, dei preset, in tutte le scene posso decidere di fare il bypass del blocco o fare il. il quindi bypass vuol dire lo spengo. L'engage, vuol dire lo accendo. Oppure settare il canale A o settare il canale B o settare il canale C settare il C. Questo per me è molto utile perché così mi permette di dire, ok, voglio che ad esempio il cabinet, io voglio utilizzare sempre, perché io sono, come faccio sempre prove con i vari cabinet, voglio che poi alla fine della storia mi setti sempre e solo un canale, a quel punto li vado su block, all scene, set to A. Lui fa uno scanning di tutte le scene e, mi, e avrò quel blocco lì sempre solo settato su A, ad esempio, eh, poi posso fare l'insert, posso inserire, diciamo, una, è un po' come tasto destro e, e richiamare una, un blocco che voglio, eh, e poi ho la, 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 la library eh, che mi permette, ecco, la library è... Una funzione estremamente utile, estremamente interessante, l'ho fatto già un tutorial, ma ve lo, ve lo rinfresco velocemente. Io posso, diciamo, su ogni blocco qualsiasi blocco, per esempio, su questo amplificatore mi piace questo amplificatore e lo voglio tenere. A quel punto lì vedete che su, in basso a sinistra? Allora, qui potete selezionare il tipo di amplificatore. Ok, e posso selezionare la libreria. La libreria adesso qua è già, eh, è già inserita, cioè, io posso crearmi, per esempio, di questo blocco. Se vado su library e clicco sulla faccina in giù, posso fare un save, fare un refresh o un show folder. Allora faccio save. Save io posso chiamare, salvare questo blocco eh, con, con scritto Marco AMP. Ad esempio, posso decidere di salvare il co canale corrente. Ok, attenzione, non includi modify il canale corrente o tutto il blocco della libreria. Okay. Lo salvo, questo blocco, mettiamo anche solo il canale corrente. Okay. A questo punto vedete c'è scritto Marco AMP in basso a sinistra. A questo punto cambio per esempio canale e vado sul canale C, io posso cliccare sulla libreria e vedete che mi troverò Marco AMP. Lo seleziono e automaticamente lui va a caricarsi quello che avevo salvato prima. Questo diventa molto utile perché una volta che mi sono definito degli standard, per esempio per i cabinet, per gli amplificatori, per i delay, eccetera, eccetera, mi faccio la mia piccola libreria e mi salvo nei vari canali o nei vari blocchi quello che mi serve. Veramente molto molto comodo. Ok, ehm, bene, con la libreria ve l'ho fatta vedere, quindi lo potete fare sia per il singolo canale che per tutto il blocco. Ecco una, una, altri, altre cose interessanti che vi consiglio di vedere. Per esempio, quando andate a selezionare un blocco, vediamo: Soprattutto andiamo, andiamo sul cabinet. Questo lo faccio vedere sempre quando, eh, quando vi faccio vedere i preset. Quindi, nei cabinet posso selezionare o due o quattro a seconda del sistema. Vedete che quando, per esempio, vado a selezionare il cabinet che voglio, compare questa, questa lista di cabinet. Imparate a usare bene questa schermata qua perché altrimenti poi diventa, pff, diventa anche un po' fastidioso. Se io adesso per esempio voglio provare questo cabinet, allora, adesso c'è il, il Pignose Pig 51, vi ho già spiegato come si selezionano i cabinet, qual è la logica perché se ne sono 2048 sarebbe impossibile andarli a testare tutti. Però cosa succede? Se vado a selezionare questo vedete che la finestra si chiude e potrebbe essere una rottura di scatole. Se volete evitare che la finestra si chiude andate su... Apritela e vedete che c'è questo comandino pick In questo caso potete selezionare e attivare tutti i vari blocchi, tutti i vari, uh, in questo caso cabinet o comunque effetti e quello che volete, senza che la finestra si chiude e quindi sentite la variazione. Quindi cominciate a selezionare qua. Vado giù con la freccia. Vedete quando, quando vedete il nome sottolineato vuol dire che è attivo, è caricato. Perché se adesso io la chiudo, è selezionato l'1x10 Prince bla bla bla. Lo vedete? Quindi, questo vi permette in modo molto semplice di scorrere le selezioni in modo uh, okay, efficiente. Poi usate la barra di ricerca. Se voi cercate degli, diciamo, una cassa 4x12, scrivete 4x12 e vi compaiono tutte le, le, le 4x12. Ricordatevi che ci sono diversi bank: c'è la Factory 1, la Factory 2, gli All Banks. Gli All Banks, praticamente, lui cerca su tutti i banchi disponibili. Poi vedete che c'è la possibilità di assegnare anche dei colori quindi quando trovate un qualcosa che vi interessa ci cliccate tasto destro e assegna il colore che volete in modo tale che se io ho una mia selezione di cabinet vado qui seleziono per esempio red e mi vengono fuori solo i cabinet che so io già aver selezionato senza che mi compaiano tutti quanti. Questo è un modo eccezionale di lavorare quindi quando voglio creare il suono questa è la mia libreria selected ok. Questo è molto molto interessante. E mi fa vedere la 4x12, anche qui con tutti i vari filtri. Poi dico nan. Eh, questo è eh, sicuramente un modo, oppure quick jump, posso andare a 256, 512. Queste cose qui, ragazzi, i tutorial sono interessanti, però poi eh, le cose sono utili quando voi le, le, le sperimentate sulla vostra pelle. Quindi provatele, provatele, provatele. Vi faccio vedere un'altra cosa interessante che è, per esempio, questa. Quindi, allora, se voglio cambiare preset, ad esempio, clicco qui, vado su uh, euroblu. Ad esempio, ecco, un'altra funzione interessante è lo, lo snapshot che vi dicevo prima. Quindi quando clicco qui gli dice esporta il current preset to the snapshot folder set in the workspace preference. Quindi esporta il il preset corrente nella, nella uh, nel, in questo folder che io avevo selezionato nei settings ok perché, perché io quando lo esporto lui ha esportato tutto il mio preset io vado su un preset nuovo tac sono qui gli dico show folder oppure load snapshot in questo caso è caricato il blu che vi dice con la, tra l'altro ve lo fa vedere con la data di oggi ok Oppure vado in show folder, mi fa vedere il folder che io avevo, nel quale avevo precedentemente salvato gli snapshot e vedete qua ci sono tutti gli snapshot che ho fatto. Questo è un modo. E quindi, per esempio, se io vado qui e dico load snapshot mfr blu, lui mi carica esattamente lo stesso preset. Attenzione che non è salvato, eh, perché vedete che quando, quando c'è il save e compare il giallo vuol dire che non è ancora salvato. Quindi se io cambio, vado, io vado nel preset successivo, ritorno. Non è più caricato dentro ok? Attenzione, imparate anche questo usare le cose in questo modo. Uh, bah 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 bah. Ecco, visto che sta, eravamo sui preset, una cosa molto importante è che usare i, i preset uh, revert preset praticamente vi porta a se voi fate delle modifiche. Allora, ritorniamo su, non questo che ci stavo spippolando, andiamo su questo qua. Okay. se io faccio una modifica tipo cancello sto drive ok se io faccio rever preset lui mi riporta ma mi riporta lo stato è una sorta di undo okay, di quello salvato perché tutte le modifiche che faccio qua vedete che mi si accende il led giallo di save e quindi sono temporanee ma non sono salvate. Posso, posso testare, posso fare quello che voglio. Se io a un certo punto dico no, non mi interessa, voglio ritornare al mio faccio Revert Preset e lui mi riporta al Preset che ho salvato all'ultimo salvataggio. Posso cancellare il Preset quindi brasarlo completamente Unlink uh, All Blocks from Global quindi ci sono dei comandi globali che possono essere impostati adesso qua non, non ci entro dentro però posso togliere i link con i comandi globali Posso salvare il preset, che è lo stesso che premere qui. Ecco, posso salvare to the new preset number. Questa è una cosa che vi consiglio assolutamente di imparare e di fare. Perché quando andate a fare delle modifiche sui preset, non fatelo sul preset. Avete un miliardo di slot disponibili. Andate a salvare il preset su una locazione vuota. Save. Yes, OK. E quindi lavorate su quella nuova. Perché è bello? Perché poi magari mettete new, scrivete new, ok? In modo tale che spipolate tutto quello che volete spipolare. E poi fate il confronto col preset precedente. Eccolo qua. E quindi sentite, avete le due versioni. Soprattutto, per esempio, io lo consiglio sempre ai miei clienti quando gli mando degli upgrade, dei... De, dei preset che faccio perché puntualmente io, diciamo, faccio, oh, faccio un upgrade dei preset. quindi glielo mando, e dico: Attenzione, potrebbero cambiare tutto. Quindi rimanete col preset vecchio, caricatelo su un altro slot e fate il confronto tra i due. Magari vi, non vi piace, ok? Questo è importante. Poi abbiamo eh, Save Snapshot che è lo stesso, lo stesso che cliccare sul bottoncino. Salvare tutti i blocchi sulla libreria. Import preset, questo è fondamentale. Non usate il fractal boot, usate export e import preset. Ok? Questo è fondamentale. Ed è molto importante perché questo lavora anche con la nuova funzione, che è quella del pre export preset più cable bundle, che è la possibilità dei preset dove si usano le IR. In questo caso, per esempio, io uso una IR. No, qua non su so, questa non uso la IR. Me ne soluziono un altro che è ad esempio questo, in questo press dove io uso delle IR ho cancellato tutto? no, vediamo un po', sì mi sembra di aver cancellato empty facciamo un refresh qua, devo aver cancellato tutto, ma pazienza, <ride> facciamo un refresh after new firmware, perché a forza di spippolare, devo aver cancellato tutto, ok Uh, adesso sto facendo un riallineamento non vedo più domande quindi o si è frizzata la, la chat o Bleh. Io tra l'altro uso sempre la funzione di save preset, export preset e export band perché invece che fare il backup mi faccio sempre una backup, cioè mi, fa, mi salvo sulla mia libreria tutti i, vari, tutti i singoli preset una volta sostanzialmente. Quindi per me è molto più semplice, in modo tale che eh, ho la mia, il mio hard disk con i vari preset, i vari firmware, quindi potete fare effettivamente diverse operazioni. Eccolo qua. Ogni tanto capita che spippolando a non c'era selezionato. Per esempio, in questo caso ci sono tutta una serie di preset. Tra l'altro, ci sono di, di, di R. Allora, a quel punto, lì, se io faccio l'export preset, siamo tutti rapiti delle tue spiegazioni. Grazie, Massimo. Se io faccio export preset, lui fa, allora guardatelo un attimo. Faccio export preset eh, allora eh, MF blu. Andiamo a caricarla per esempio su patch Axfx 3, che ce l'ho qua, dov'è che è? Non trovo più. Le... Eccolo qua, scusate, non lo trovavo ehm, Facciamo new folder, test, ok, e faccio save. A questo punto in questa directory che è questa, XFX3 test, vedete, c'è questo file che è il C -S -S che è il formato con cui lui salva il cabinet, cioè un po' il formato di salvataggio dei preset di XFX3, in questo preset l'IR non è contenuta. Ok? Per perché bisogna, va salvata a parte, quindi per farla per esempio io posso anche andare direttamente qui, tasto destro, export cab export cab vado sul mio test e vedete che la salva direttamente qui, sa, save, molto semplice, posso usare il cab manager, posso usare export cab export cub è veramente, oppure posso anche importarla, anche molto import cub, però deve essere sempre in formato CSYX, ok? Per salvarvi tutto il preset compreso di cabinet dovete utilizzare la funzione export preset più cab bundle. A quel punto lì si apre questa schermata dove lui vi fa vedere, attenzione che del cab 1, questo non hanno niente, non c'è niente negli IR previ salverai que, questa IR, questa IR e questa, questa IR. Questo per esempio lo vuoi salvare, non lo vuoi salvare, fa quello che vuoi. Fondamentalmente allora fai export. E, questo, e me, lo, me la memorizzo sempre su test, faccio save. E lui adesso, attenzione, se io adesso rientro a vedere la diretta, vedete che questa è la SIX che ho salvato prima. Questo nuovo file si chiama.fast bundle, eh, perché include anche le IR. Attenzione a cosa succede, adesso ve lo, ve lo faccio vedere. Adesso, va, allora mettiamo che voi acquistate nel mio store oppure un, un vostro amico vi dà un preset, andiamo su un slot nu un nuovo. Quindi volete installare un, un nuovo preset, vi consiglio di utilizzare la funzione import, quindi preset, import preset. Ok, andate nella locazione dove avete salvato il vostro preset, Axfx 3, ok, test. Allora se io importo il si. SXY, adesso qua purtroppo cosa succede? Che lui me lo importa subito senza problemi. Ma se io ovviamente ho già salvato la IR, questa IR qua nella User Bank 127, ma se voi non ce l'avete, non la troverete, okay? avete capito? Non la troverete, trovate il blocco empty e quindi suonerà anche da schifo, tra l'altro. Ok? Allora invece con l'importo. Con il Fast Bundle, attenzione, cosa succede? Io faccio l'import preset, vado a puntare il bundle, ok, che è questo, open. A questo punto il menu cambia, la storia cambia perché vi compare questo menu dove voi dovete andare a selezionare le locazioni dove andare a salvare, diciamo, quello che è contenuto dentro il preset. Potete fare l'autopick, quindi lui mette dove vuole lui oppure usare le correnti locazioni oppure andare a selezionare il, questo quest'area rossa che vedete pic e quindi andate per esempio a importare il preset nella, ne, nella slot 397, 397 dove volete mettiamo questo save e questo diventa verde automaticamente adesso poi lo stesso Prendete questa IR che avete salvato, cl cliccate su pic e andate a salvarvela su una zona di memoria. Adesso io me la metto una zona lontana che non almeno parli scatola. In questa zona qua la U2 oppure qua vedete, faccio save, diventa green. Allo stesso faccio così quindi vado su anche questa volta sulla U2. Vabbè, potete scaricarla dove volete ad esempio questa 8 U2008 ok eh, erano queste qui quindi l'altra sarà U2009 quindi andiamo sul banco 2 andiamo direttamente qua U2009 va bene? ok e quindi e adesso il mio prese sarà salvato nella locazione 397 nei vari IR nei banchi import lui tag writing eccetera eccetera vedete che scrive anche l'IR, scrive tutto e poi fa un refresh perché giustamente lui ha, ha creato delle nuove librerie e quindi questa volta vedete che tra l'altro il preset di prima aveva, usava la user 1.128 questa invece usa la user nuova che avete fatto quindi questo è un modo molto molto eh, molto utile per potervi gestire i preset che hanno incorporati l'IR, va bene? direi che direi che ho spiegato penso tutto ok perché diciamo l'obiettivo era spiegarvi l'editor in generale eh, sto pensando se ci sono altre cose che possono essere trucchetti ecco ripeto sempre la possibilità di eh, guardate i menu e guardate sempre per esempio save preset e command s eh, poi potete lo stesso creare un save, quindi salvare questo, eh, questo preset, per esempio, come template. Quindi salvatelo come template, anche in questo caso ve lo, vi salva. È un po' come lo snapshot. La stessa cosa. Sono due modi diversi, di... non, non, non trovo grandi differenze. Io solitamente. Poi mi salvo il preset. Salvate questa situazione come un preset, come template. Qui avete il menu delle scene. Dove potete scegliere le scene, anche qui. Poi posso decidere di bypassare all, tutti i blocchi, di copiare la, la scena. Ecco, questo è molto utile. Eh, quando avete le scene potete copiare la scena corrente su un'altra scena. Molto utile. Quindi se io faccio un, un canale crunch, una scena crunch, la voglio ricopiare per fare delle altre cose, dico copia. Quindi questa è la scena rhythm, per esempio, la voglio copiare sulla scena numero 7, 8, quello che vuoi. Quindi il numero 6. Vado a caso così. Ok, quindi mi troverò nella scena 6, rhythm. Vedete, eccola qua. E quindi poi magari posso chiamarla al 2 2 Salvare il preset. Uh, qua va bene, il preset recenti che ho salvato. Il tuner allora, che chiamate anche da qua. Qui potete impostare anche il tap tempo, tra l'altro, oppure selezionare il BPM. Qui c'è la la CPU e diciamo il carico della CPU ok poi vabbè, c le, vabbè, tutte le varie funzioni che sono nei menu ovviamente adesso per adesso le lascio, le lascio stare bene ragazzi è stata una puntata lunghetta ho cercato di affrontare tutti gli argomenti poi magari li divido, li divido con varie, le varie sezioni in modo tale che siano anche facilmente trovabili e se avete delle domande, come sempre, fatele sotto sotto il video. Se avete altre domande, volete diciamo, confrontarvi anche con amici che hanno la community di, di Fractal. Sappiate che abbiamo il Fractal Audio Italia come gruppo Facebook, eh, gestito direttamente dal sottoscritto che è il gruppo ufficiale G66. Sapete che potete accedere al mio Discord. Eh, per accedere al mio disco andate sulla mia pagina marcofantone.it eh, cliccate sull'icona del discord accedete dentro appunto alla, al mio canale disco dove c'è la sezione fractal e tra l'altro eh, ci sono le aree esclusive per gli abbonati al canale dove, si può, dove io regolarmente aggiorno per esempio vi do delle patch da scaricare gratuitamente back in track potete accedere Fractal School quello diciamo dove spiego dettagliatamente cioè, faccio queste lezioni da due ore però per esempio per il solo blocco Delay per il solo blocco AMP e eccetera eccetera. quindi sono proprio delle delle masterclass Moreno bene hai imparato qualcosa ecco mi fa piacere che anche Moreno abbia imparato eh, mi raccomando appunto poi potete utilizzare sempre i video per fare le vostre domande e ecco come sempre vi invito a non scrivermi in privato, perché privatamente cioè, la community è bella quando interagisce, quindi ci sono dei posti che ho creato dove potete fare le domande e rispondo direttamente. Io quando posso, anche sotto il video potete rispondere direttamente, cioè, posso, po posso rispondervi. Però la community è più bella perché ci si aiuta e, eh, e si cresce tutto insieme. Bene ragazzi, io direi di aver finito e vi lascio... Che le sono? Bene. Grazie a te, Emil. Riseleziono la mia patch e vi, selez... vi, vi lascio nuovamente come vi ho accolto con, una, con un pezzo perché a me piace sempre suonare, chissà perché. <totipo> Ευχαριστώ. di questa qua lo voglio qua allora, lo faccio così prendo copio ecco cosa molto carina ve lo faccio vedere questa cosa qua mi se sì, a me serve il, questo ampli qua come, come ampli clean che di fatto uso la euro blu fatto coma di c quindi copio vado su quest'altro preset e vado a copiare tutto il blocco intero perché mi piace questo clink qua vedete che è senza il bright è un po' diverso quindi sentiamo come suona bello mi piace mi piace mi piace mi piace vediamo un po' cosa abbiamo di atmospheric groove vediamo sentiamo. Yeah. Bella questa in do minore.